questo a posto. Però Jonathan non si vede, vedi, c'è una bottiglia. Adesso lasciamo qui in mezzo, Ci sì. Ma apposta, dette tu verso Jonathan, tu resti in tutti. Verso Jonathan. Jonathan non si vede. Penso? Deve essere così. Sta un po' piccando. Purtroppo. Questo è più fastidio. Però questo può accelerare lì. A posto, dai, lì si vede, chi si vede? Cominciamo, dai. Comincia. Lo mettere domani mettere sopra? Allo scontrino, allo scontrone. 17 euro di investimento. Adesso facciamo. Guarda un po' le salsicce qui. Mettere la tovaglia sopra, mettere la tovaglia sopra? No, come senza, dai, la senza, no, come senza. Lo scontrone. Adesso vedremo quanto da lo scontrone. No, 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 non no, vedi, sei alzate lì. Non c'entra niente. Bello dito, bello dito. No, non mica la live. Quanto la frutta il video? No, no, no. Il video costa 50 centesimi, ce farò. Sì. Quel video, certo. Non è mai, però gli investimenti si deve fare, perché tutti dicono: Matteo, per favore fai sì assaggi, io ho investito per fare assaggi per tutti. Non va bene però. Non va bene, ho capito, però per chi, a chi lo dici? Perché se loro volevano gli assaggi dovevano investire loro. No, no, no. Devi investire il titolare che... Devi investire, devi investire quello che fai lì. Guarda che bel pane, adesso ce lo fettiamo. Quindi io sono contento. Beh certo, sentite il profumo. Sentite che profumo. Profumino? Che profumino. Buono, buono, eh. Che questo scontrone qui. Fanno più chilometri scontri lì. Sì, che disastro. Paglia francese, acqua di tartaruzzo, salsiccia di carne, scannare. Questo è stato, però ci dissociamo. Ah beh. Non si può dire. Ah, non si può dire. No, no, si può dire cosa? Connette tutto lo chat, cioè. Questo è più ammazzare i bambini, Si è connesso, si è connesso. Questo è il fratello antivampiro. Antivampiro. Antivampiro, eh. Per scannare i maiali, voglio dire, si può ancora. No, no, assolutamente. Dissociati assolutamente, sennò devo staccare, attaccare. No, nel senso attaccarlo. No, no, sempre, gravissimo. Perché non lo fanno? Non gli frega niente a loro, basta che segnale, ne ha fatto tutto. Però lei ancora non c'è nessuno lì, pare. No, no, pare, però voglio andare a registrare. Ci vuole dire. Allora mi pare che non c'è, ma c'è. Luca. Sì, sì. Pure dici io non mi esprimo, me la trovo una volta. Aspettiamo, c'è 7 salsicce. Perfetta. Noi non ci rendiamo conto perché una volta si parlava tranquillamente. No, no, non puoi parlare niente. Quello che fa io, perfettone. Una volta si parlava senza che nessuno ti diceva niente. No, no, te non puoi parlare un cazzo e ti segnale ne tutto un pontino. Basta. Valerio, tutti. Non si sente l'audio, come te pare io. Mannaggia. Ecco, adesso si sente. Apposta è andata bene, non si sentiva. Ariane Calenberg. Non si sentiva l'audio. Dai, quindi non ha registrato niente. No. Lì cito. Lì si metti caffè rende. Dai, forza, mangiate. Forza ragazzi. Mangiamo e viviamo. Sì. Che è per tutti. Ma adesso sto facendo il canale. No, allora. Una cazzata del genere. No, forza. Invece qui ci. Guarda, guarda che belle salsicce, guarda. Salsicciotte, eh? Guarda che salsicce. Non tremano gli uke. Tome, apri. No, lo scappa bottiglie, ce l'hai? Ce l'ho, ci vado a prendere? Sì. 7 salsicce, se tocco. Mia, che investimento. Più 4. Questa non si può rifare vedere questo. Certo, dopo ti viene a prendere i carabinieri. Le contropattuglie. Però te sei a piedi, oppure Gliben, ciao a tutti, ciao. La contropattuglia arriva. Dai, mangia 6 salsicce. Bravo, io sono in bicicletta, volendo ma poi mi fermato. Sì, in bicicletta, dai. Non da moretta, no, sei puttanate, pistellate. Si stronzi cagati per forza. Magna ciò alla salute di tutti. Le galattiche, sì. Alla salute tua, alla salute mia, alla salute di tutti coloro che ci stanno a guardare. A posto presa. È analcolica qui. Peperoni? È analcolica, sì. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ha fatto lui che troppa? Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Gesù sì con noi. Come si chiamava quando ero piccolo? E ricordiamo zia Mimmi. Adesso Matteo. Cosa dice? Ricordiamo zia Mimmi, ricordiamo. Nel mio cuore. Ziolino. Papà lo diceva. Papà lo diceva. Lorenzo Reggiseno sarà una sorpresa, non ti dico niente. Ma è Lorenzo Reggiseno? Sì, a zia Mimmi bisogna che salutiamo. Adesso prendo un attimo la foto. Sì. Ricordo che zia sta con noi. Eccola qui. Zia Mimmi sta con noi, guarda un po'. Anche la pappa. Eterno riposo di una zia Mimmi, signore. Risplenderne in luce perpetua, riposi in pace. Amen. Ecco, zia sta con noi.
presente con noi, e anche ricordo del ziolino che sì, sarà con tanti noi anni ziolino. Ziolino tanti anni. Ciao Gatto Elio. Micio Elio? Per Micio? Gliben, buona. Ciao Gatto Elio! Lo sai che il Gatto Elio originale è un gattino senza un occhio. Senza un occhio. Micio. È tanto bello, arancione come Massi. Come Massi, quando ero piccolo, lo dicevo quando ero piccolo. Sì. Allora, quindi finalmente adesso grazie a te, no? Che ha autosponsorizzato la serata degli Assangi. Sì. O no? Sì. Come no? È così, come no? Allora non fa il finto tonto, dai, sennò mi fa incazzare. Chi vuole te la sponsorizzata? PH, un gatto con baffi, contro baffi. Ma come ho fatto a fettura con panna barchetta, vedi? Come la ciccia, dove sta la ciccia? Non la vedi se salcice? Si vede, no? Non le vedi se salcice? Bravo Matteo, bisogna bere birra con l'acqua a farugine. Visto Matteo come ho fatto la fettaruca? Panna barchetta, vedi? Sì, sì, infatti. Una barchetta ha fatto. Poi il gelato è salciccia. Mi cucino fa il finto tonto. Luke, vuoi fare un'altra roba fredda? È gelata, resta tanto il frigo, tanto sta su caldo. No, forse Buon appetito, grazie. Prego. Buono, Luca? Non è ciaiuscolo, è salciccia, salciccia. Salciccia crude. Lorenzo dice che vuole sapere Umberto l'impalestrato. L'impalestrato sta in palestra, non sta... Sì, ci conosce, le conosci. Che io e Giada conoscevo l'impalestrato. Lui conosce a voi. Conosce a noi, lui conosce a noi, eh. Io no. Alla cascata non prendeva nulla, lo so. Che buona sta salsiccia. Vedi, MS, buonasera Matteo. Ragazzi, buona cena e che Dio vi benedica sempre. Okay. Grazie anche a te. Grazie MS X. Però Jonathan non si vede, eh. Adesso? Ma con una capoccia. No Matteo, intendevo se loro lo conoscevano. No, loro non lo conoscono. Umberto Primo? No, Umberto l'impalestrato del castello, 20 anni c'ha. No. Come fa anni a conoscerlo? Non fa a conoscerlo, Impossibile a conoscerlo. Wesker, il cibo vostro preferito? Le salsicce crude. Oh. È vero. Salsicce crude. Che è tutta salute. No. Ciao Emblema. Sì, Ciao Emblema. Come Emblema? Non mi date, sa. Sono un nickname. Il cibo mio preferito è le tagliatelle al ragù, oppure i cannelloni al sugo del ragù. I vinci sgrassi non tanto. Per me non tanto. A me invece piace la pasta, panna, piselli e prosciutto. Emblema, ciao cugini grandiosi. Pasta col prosciutto. Buona, panna, piselli e prosciutto. Bella mia mista. Mista Big Boss. Cappelletti con panna e piselli e prosciutto, amore. Bibita preferita? La mia? La mia, vuoi sapere, oppure di loro? La mia ace. Pure io. Ti piace? Sì. Arancia, carota e limone, mi piace a me. Pure a me. Poi mi piace il tropicale, ananas pure. Luca, probabile che l'ha visto al mare, può essere. Sì, poi c'è pure il tè verde, il tè alla pesca, il tè al limone. A me la bibita preferita mia è la birra, di mia sorella però. Invece io sono roba non gassata e non alcolica, basta. Dov'è il bicchiere tuo, Luca? A me la mia preferita è l'acqua. Acqua? Sì. Veramente. Dov'è il bicchiere tuo nero? Non l'ho messo. L'unico bicchiere nero, Allora Luca c'ha la maglietta di DC Creative. Anche il rabbito. È posseduto qua. Non c'è più di Fatima. Guarda, Capitan Mutanda, Jonathan, tieniti pronto, 7 ottobre 2022 esce Spider-Man. Spider-Man esce. Dove? Boh. Spider-Man esce. Se niente? Quando?
7 ottobre. Ottobre stanno. Bratido, Luca, ti piacerebbe qua un format di assaggi di quel kebab? No. Un kebab? In Brema, Matteo, ti rifai di quei fagioli fradi e salati che ti hanno rovinato lo stomaco ieri sera? Esatto, me rifode. Con le salsicce. Te hai mangiato i fagioli fradi ieri sera? Il campo, lì, quei fagioli, ma ha rovinato. Più che altro non era tanti fagioli, lo sai cos'era? Era tutto con sale che ci ho buttato, ci ho messo troppo sale, mi è andato giù con le mani per sbaglio, e in più ho mangiato il tonno con Silvia, mi sa che è quello che mi ha rovinato. Questo è un po' tonno, cos'è? Fa schifo quello. Ce l'hai buono con Silvia? No. Ti gusta, eh? È giusto. La salciccia. No. Molto salute, Cruda. Cruda? Proprio il massimo della salute. Tocca sana, eh? Tocca sana. Tocca sana, Un elisir. Il video sul diluvio, i dinosauri, sette genesi, i contenuti, i continenti e gli oceani sotterranei è molto avvincente. Quello che abbiamo fatto insieme. Quello che ho fatto insieme. Bene. Dici? Quanta valenza c'è? Te pensa, sa bibita qui è 86 centesimi, alzi con te il sconto. 86 all'una, ti rendi conto? Sono sicuro? Sono 30 invece. Non me la passava lo sconto. L'ho fatto lo sconto? No. No! 1,30 te l'ha messa. All'una! Manculato! Ma c'era lo sconto! L'ha fatto lo sconto? Mi è passata la carta club? Non l'ha passata! Mannaggia, Pensavo che era compresa! L'ha fatto lo sconto? Loro c'hanno la carta del negozio stesso! Di solito la passa al negozio stesso! Porca dici! Apposta mi è arrivato così tanto! Ho fatto pagare per zitiero la vita! 17 euro per tutto! Non ma lo... ce l'ho un mazzo! 86 all'una! Una ricetta la pietra? 4 porca miseria, manchi affettato. Già, 2 euro in più, vedi che fortuna. Quanto sono fortunato, dopo l'investo per tutti voi, tutti voi che state a guardare, ci perdo pure. Ti ho fatto lo sconto purtroppo. Fate pagare il prezzo intero? È una che è nuova lì, che sta andando a casa. Non aspetta, ma che si era onesta. Se no quell'altra che c'è lì, quell'altra, quando mi vede, mette la scheda di mia sorella. Capito? Gli metti in automatico quella di mia sorella. Perché tua sorella c'ha la scheda? Certo. La scheda usa lì. Pensavo invece c'era una ragazza nuova stasera invece per te. Pensavo c'era una ragazza nuova alla cassa? C'era una ragazza nuova? Sì. No, non è colpa mia. Di solito è la ragazza stessa che mette la tessera del sì con te per gli altri, per quegli altri clienti che non ce l'hanno, oppure c'hanno un altro parente che ce l'ha per un'altra volta, per un'altra casa. Per quanto ti mangi, Luca, ti basta una? No, due. Ah, io una e mezzo. No, almeno due, sennò che cazzo oggi famo? Fatto Dio. Bello sconto, il PD sono penzoglie. Ma che faccio per lo sconto? Per la strada di cera, pare, per lo sconto. Vero? Non faccio delle plastica? Sì. Ma tanto ha fatto un sacco di operazioni alla pelle. Tante operazioni, davvero, eh? Pare che l'ha fatto per due operations. Dopo ci ho avuto anche quello. Quell'attacco in la bocca. Piera Cassaro. Non si può parlare di politica. Ho fatto una merenda con latte, cereali e cioccolato. Allora. Chi è? Bratido. E quelli te dovresti mangiare tu, no i biscotti, che quelli ti mettono più energia. Biscotti quali? Boh. Quanto è buono il pa fresco con la salsiccia cruda. Sì, bene. E poi mette fame perché è salata, ben condita. Non è cornia. Vero? Sì. Una squisitezza. Oh. Quindi grazie, Grazie. Ma ti rendi conto che fregatura che ho preso? No, c'è. Allora, tutta schiuma, niente fatti. Sto bene, Peroni. Ci fa, Oh, no, di volta. Oh, ci fa gonfiare i coglioni. Ci fa gonfiare i maroni, Ci fa gonfiare i maroni. MS lo dovrebbero mettere in tutti i ristoranti. La salsiccia cruda. Che...
La birra di Peroni mi fecerai i maroni. Quando ne vedo Giorno che non si vede. La birra di Peroni mi fecerai i maroni. Come si può rifare? No, se non andiamo qua io un piccio al tavoli vieni qua te e dopo mettiamo su forse un po' adesso è meglio oh adesso ci vediamo tutti bravo Luke è bello adesso andare pieno quanto hanno stufato questi che ci comandano sempre questi sempre le solite facce che palle davvero che palle dicene sempre quelli non fanno niente quelli... Non fa né niente per l'Italia, sempre lo sfascio. La sua scuola la poltrona? Tutte ville, contro ville, sopra ville. Tutte promesse al vento. Tutte macchine blu. Tutte parole al vento. Madonna. Vendono aria fritta, vendono. Non se ne dice. Vendi aria fritta, E bravi a discorre. Hanno studiato per discorre per culà. Un po' che qua invece. Fate torneo di braccio di ferro. Braccio di ferro? Nonno. Oh, va. Per loro. Per no, quelli che ci per quelli che ci comandano e per la meteorologia oh. Ecco, Gliben tutto fumo e niente arrosto, è vero? Guarda che bel panino, guarda. Sai come faceva babbo? E ti va, diceva. Per quelle canali. Babbo così faceva e ti va, diceva babbo. Porto dei canali fare così. Mica il King, qualche nuovo disegno, Jonathan, ha fatti tanti. Sì, è tutto un continuo di lavoro. Il disegno non va mai in vacanza, Mi fuoco durante le ferie li faccio. Sì. Il disegno non va mai in ferie il disegno. È sempre in opera, sempre all'opera. Promettono ma non mantengono mai, sì. Come i sindaci. Vendono aria fritta. Tutte promesse, una volta che va su va a posto. Parola al vento. Non fa ne altro che metti autovelo e se per inculare i puretti, i disgraziati. Per curare se noi, I dosi, per spacca la macchina. Alla fine ecco, sempre quelli se vale mezzo però. Per sempre loro, I poletti, perché quelli ricchi così e frega se piano. Certo, se ne frega quelli, E loro signori. Quelli che piangono 100.000 euro al mese. E loro signori. Ecco, grazie, dai. Grazie, va un po'. Mamma mia, Mi fa decisa, sempre gentile, Gianluca, tengono di più a, non si può dire, Gianluca. Cosa? Non si può dire, non si può parlare. Non si può C'è Rama. Dove c'ho? Tu hai Rama? In televisione. Capità Mutanda non si può dire di politica. In televisione, eccolo. Con la sua nuova canzone. Pam 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 pam. Sì? Sì, perché nel giorno hai visto il nuovo film The Thor? Thor? Non intende? Non l'ho visto ancora. Devo aspettare che esce il DVD. Perché? È uscito al cinema. No, ci mi supporta al cinema. È giusto. E c'è il cinema il 6 luglio, c'è il cinema, quindi verso un po' 3 mesi lo potrò comprare finalmente. Rosiel, io guadagno un bel po', ma vado piano per strada. No, vent'anni. Ma cosa c'entra? Se guadagni un bel po' vai piano per strada. C'entra come cavolo di merenda, Vuoi dire che te poi permette da pagare molte, però vai piano. Fai bene. Qui piano ma stanno lontano, Tutti dovrebbero andare piano. Tutti dovrebbero, Ci sarebbero meno accidenti. Va pieno e sta lontano. Chi va pieno, va sereno, va lontano. Il dico ma qui è se. Chi va pieno, va sereno, va lontano. Jonathan, già finito il mangiare. Ho fatto ciò io. Cincifi, Già finito io. Aggio finito. Apri. Bevi. Tanto bello bottiglione. Apros. L'ho pagato pure quasi il doppio. Sa un po', qualche dici. Ho fatto lo sconto. Che dici a qualche dici? Gino, il nettaccio. Siamo mosci però stasera, ti ha smusciato. Mosci? Ci siamo smusciati in quella cascata. Siamo smusciati nel fiume, cascata. Coronia, ciao Jonathan, sei un grande, complimenti per i disegni. Thank you. Eccolo, grande Rama, uno dei miei tanti preferiti. Filippo Maria Fanti, detto di Rama. Ragazzi, io ho investito 17 euro per fare il format di assaggi, Se aspettavo a voi, potevo morire resuscitato. È vero, Uscite il pomeriggio nella vita. E poi me la mise pure di più, quelle. Porca dici, ho manco lo sconto. Guarda un po', domani lo dico, sa. Ma te l'hai chiappetti. Gli dico, costava 86 in luna, me ne mise a 1,30. Porca puttana, E gli fai vedere lo scontino o no? Lo scontrone.
All'udito. La prova tangibile della truffa. Matteo, lo sai che l'impalestrato pesa 100 kg e 20 anni ne bestia? Lo so, lo so. 100 kg pesa, chi è? È un certo Umberto. Cosa? Matteo, qual è il tuo film preferito? Sicuramente è Punto di non ritorno. Sì? Punto di non ritorno, il famoso film di fantascienza che emblema 100.000 euro al mese più benefit e rimborsi e le vacanze delle Maldive e Bahamas e noi magnati dalle zanzare nei condomini come i polli in batteria ma pustà È vero. Un for golden la stessa da col volume ma sarà ancora un po' infatti se non ci scopriranti. Dunque, ti è finito giù per la salsiccia? No, Mattia Secci, Punto di non ritorno non l'ho mai visto. Lo vedrò in questi giorni, bravo. Il processo con Sam Neill, dottore, si chiama. Come fai a sapere? Ah, è un cinofilo. C'ho la cassetta io. C'hai la cassetta? C'ho la cassetta io, sì. Io avevo comprato pure il DVD. L'ho venduto all'Emporia. È venuto quello, eh. Questo è il mio film preferito. Perché? È di Hook. Perché non ce lo facevi tanto. Mi è venduto perché non ce lo facevi più niente. No, perché mi serviva i quadrini e l'ho venduto. E quanto ti sei fatto? Una cazzata. Ti si ricorda più, passati 15 anni. Tanti anni passati, A Emporia questo qua giù che andava il mammo. Certo, grazie Mario. Sì, vende. Grazie Mario, devi vendere Emporia. Mario, che diventavi ricco. Grazie Mario, ogni tanto rinfresco. Emporia. Grazie Mario diceva, no? Certo, guadagnava i soldi dando via la roba, però guadagnava il 50%. L'altro mi ha portato un fumetto che era già mio, quando ho comprato insieme a Mario, il fumetto è... Jonathan l'ha venduto Emporia. Si guarda, quello che ho fatto me l'ha riportato. Si guarda, quello che ho riportato. È pazzesco. Che roba, che roba. E adesso mio quello. Ma era zio Mario che ti diceva, vende. Guarda, Paoletto, sono entrato solo ora, buon appetito. Chi lo ha sponsorizzato il Magnà? Chi lo conosci, Matteo Montesi, Paoletto? Matteuzzo, no? Matteo Montesi ha sponsorizzato stasera. Eccolo qua. Sì, per avere un riscontro da voi. Gliben Matteo, il titolare del commentario dominio, il titolare del sito, infatti, del commentario dominio, del canale YouTube, Gliben il mammo, poi ci commenta la vicino, un po' il miscellone, oh. Allora, sono entrato solo ora con lo spedito, chi è lo sponsor del Magnà? Allora, perdonate, Matteo, Matteuzzo, allora, stasera offre Luca, così l'ho sentito. Bertasimio. Stasera offre Luca. MS, comunque se ti sta bene in compagnia la spesa è sempre un piacere. È vero. E il Magnà non è mai buttato via i soldi per il Magnà. Non sono buttati via, però sempre soldi spesi bene. Ragazzi, commenti Luca. Ma Garbini non ce la fa il Magnà? Non ce la fa il Magnà? Mai. Ma Andrea, te pare che viene chi? Un titolare, un aziende, un padrone di una fabbrica viene chi? Sanno. Come ci pensi davvero, eh? Come ci pensi? È un'impossessione, no? È un'irrealtà. Un imprenditore, Non c'è più la fabbrica. Vabbè, però un imprenditore di quel genere lì, di quella staffa, viene chi? Sanno, a mangiare salsicce crude. Come ci pensi davvero, eh? Come ci pensi davvero? Come ci pensi nella gente? Ma come ci pensi? Ma andare in un ristorante, no? Te pare che viene chi? Stellato. Guarda canna fagiolo. Come scritto lì, eh? Il commento è scritto lì. Viene il ristorante stellato, viene qui. Andrea chi? Ma che pensi? Una lista Amazon per il formato unboxing. Giorgio non ne vale più le birre. Garbini non c'ha. Savio, amore. Ma Garbini non ci viene, no. Guarda quanta schiuma fa, oh. Questo mettere più schiuma che birra fa questa. Ma lo sai perché? Perché... Se ti costa 86 a sconto, no? Che a me me l'ha messa 1,30 all'ora. E porca dici. La spiga quella. Cosa vuoi che costa? Ti costa la bottiglia. E il vetro infatti, paghi. Il vetro paghi davvero, eh. La bottiglia paghi. Capita mutanda, e vabbè, avete ragione voi. Vedete che schiuma fa. Quale ragione? La ragione qua. Non ho capito che ragione ci abbiamo. Ma forse parlate della birra. Fa tre detti di schiuma fa. Tre detti. Magno, no, finiscila! Cosa? No, basta. La salsiccia. No, ce ne ho preso quasi due. Te mette il ferro la. Sabona. Te mette il ferro la salsiccia. Oh, questa? No, basta. Chi è che l'ha cominciato? A te, Matteo?
Sì, no, così. Bella la malicona. Bello il bicchiere nero di Luca. Grazie. Quel bicchiere? Guarda che l'hai preso per tappo sul bicchiere. Invece in realtà tappo, no, infatti, l'ho preso qui dalla tua, no? Qui l'hai preso, eh. Non l'ha comprato a pretappo. No, no, per tappo, Non l'ha preso a pretappo, da lì, malicona. Col poro Valterino? Quella volta, io ci vieno a pretappo. Ma c'ho paura! Però c'ho paura! Non si mangia, insomma, il rimpugio c'ha paura, il rimpugio c'ha paura. Non si mangia, Mamma mia. Adesso invece per tappo, io ci vieno a Mategoria, ci vieno! Sono pure dei francesi! Dei francesi? Ci voleva un bel vin rosso. No, il vin rosso con la carne cruda. Perché? Sì, anche. Tanto, ma lì c'è Francia, c'è francese, no? Ma non ho capito, perché Mategoria in Francia è? Devo dire Lourdes, volevo dire. Ah, Lourdes, Mi confondevo con Lourdes, A proposito, per tocca a Lourdes, il fiume è secco. Cioè, è secco, non è secco, però ho detto molto giù, il Gab. No, com'è che si chiama? Certo. Allora rettifico. Ma è anni che non piove lassù. Gabe e fiume. Rettifico, allora, Io ci vieno a Lourdes, se ci vieno a Lourdes, diciamo a tre, Io ci vieno a Lourdes, se lei c'ha paura i francesi. Tre a testa. Io ci vieno a Lourdes, se ci vieno, non c'ho paura. Io ci vieno a Mategoria, ci vieno. Vedi, guarda, c'ho paura di Bosnia. Cinciputte dice: Gabbini lo vedo comunque come un uomo umile, intelligente. Ce lo vedo a fare gli assaggi con noi. Ha detto. Sì, infatti. Una ragazza. Uno è umile, sì, uno che va a sulla mondezza non è umile. Certo, uno che bonifica il pianeta è umile. Umile, ho capito. Come San Francesco. Uno che ha sacrificato tutto i suoi beni per la gente. La gente sfollata l'ha aiutata. Ha aiutato a tutti. Garbinone. La mamma l'icona. Guarda, amici, Matteo, qual è la trama di punto di non ritorno? Che attori ci sono? L'attore Sam Neill, il protagonista. Sam Neill, l'attore. Com'è la trama? Una astronave che è dispersa nello spazio, che addirittura arriva al confine dell'inferno. E l'astronave arriva. Quindi l'inferno è previsto che sta non nel sottoterra, ma alla fine nell'universo, dell'universo. Alla fine dell'universo. C'è l'inferno lì. Non è come nella visione Dantesco. Altro diverso, è il film, è tutto fantasia, fantascienza. Ma per il protagonista diventa come un demone, diventa protagonista, no? Entra in contatto con l'astronave che sta fermo nello spazio e poi era il progettatore. E lui quello che l'ha costruita l'astronave. Comunque loro dopo che lui è arrivato in contatto con l'inferno, ma non c'è bocca di dentro. Sì, ha oltrepassato. Ha oltrepassato il confine dell'universo. Il confine. Dove tutto era puro male, puro caos. Male e tutto l'equipaggio si è sbudellato tutto, i budelli, tutto le fuori. Ma come ha fatto a ritornare indietro? Questo era come film. L'astronave è stata catapultata indietro. Ma la gente che c'era dentro è morta tutta, però. L'equipaggio è morto tutti. Morti tutti. Tutti sbudellati, taccati su a testa in giù. L'astronave dopo è ritornata sulla Terra? L'astronave viveva nel Plutone, il pianeta Plutone. Vicino lì stava, c'era Plutone, stava. Stava lì a Plutone. Era vivente ormai, l'astronave era diventata vivente. Infatti mi ricordo che dentro l'astronave sanguinava, addirittura dentro l'astronave. Sanguinava l'astronave. Zazza, come state, cugini? Speriamo bene. Speriamo che sto bene, dopo sta bagnata. Capitano Tanga è morto, Lisonzo e anche il Piave in secca, moria di pesce. Vedi? Mamma mia. Pensa un po'. Mattia, Jonathan, hai mai letto i fumetti di Hellboy? Hellboy no, cioè i film di Hellboy. È uno dei fumetti più belli che abbia mai letto. No, i film c'ho di Hellboy. C'ha tutti i film, me l'ha fatti vedere pure ciò. Tutto di Hellboy. Tre ne ha fatti fino adesso i film, tre. E come ce l'hai? Te ce l'hai in formato digitale? Io sono una cassetta e l'altra un DVD. Quella cassetta l'hai fatta te o originale? Cassetta originale di Hellboy. Hellboy. Originale. Il primo sono in cassetta, il secondo e il terzo in DVD. Ora, a Mamau ti ha dato tre cuori, Jonathan. Sì, ma sei innamorato di me? A Mamau? Papau. Guarda, Cicciputte, sul lago Trasimeno ci stanno alcune sponde piene di pesci morti puretti. Lago Trasimeno ho detto che se si va a sbassare di un centimetro al giorno e se va avanti così nel giro di due anni è secco. Cicciputte, sul lago Trasimeno emblema. Niente. Non ho riuscito, emblema. Che commento lungo, eh? Se uno non riesce a leggere le espressioni, se uno non riesce a leggere, vuole riscrivere, però col beat, con i beat, se danno i beat, viene in automatico. Hai visto mai già il film 2022 Sopravvissuti? Quello mai, il film vecchio, nel 60 del film.
film perché come se cosa pensavi negli anni 60 che sto 2022? È meglio dei fagioli super reale, sai, c'è la fine del mondo. 2000, negli anni 60 pensavo che il 2022 era un macello, no? Ma sì, sì, sì. No, invece in realtà è un macello, macello. Però non è come viene previsto, lo compensava loro, lo compensava loro, sempre così, sempre posticipato. E un figo cialtonesto l'attore era. Cialtonesto. E non guarda, mai, quello. Mai, mai. Luca, mai. Capitano Mutanda, Cuba sta crollando tutto. Buonasera cugini, come stati? Peppe Urre, buonasera cugini, ciao Peppe. Ciao, come fa a sapere che a Cuba sta crollando tutto? Mi fa sapere davvero, c'è la palla del allora, Matteo, qual è la macchina dei sfollati secondo voi? Per me è la marea. È la marea, lo sai qual è? La palio, la macchina dei sfollati. Per me la Duna. La Duna, dici? La Duna non c'è più in circolazione. L'emblema in televisione dicono che ha diluviato in tutta Italia, che non è mai caduta tanta acqua e i fiumi e sorgenti sono tutti secchi. Vedi, non lo so, infatti è un controsenso. Dice in televisione, dice nella realtà, in tutta Italia. È vero, però i fiumi tutti secchi. Fiumi. È un contratto, non è vero. Ma era pure piovuto, ma però ha fatto due volte. Ma mi sa che sei messi d'accordo per se pistellate per farci credere il contrario. Ma non è che una piovuta può risolvere il problema della siccità. Ma non c'è stata manco la piovuta, quello è il problema. Quindi no, zero. Ma anche se ci fosse stata un'ora di pioggia, non è che allora a posto, risolto il problema. Noi parliamo che c'è 23 ormai, perché 20. È iniziato tutto nel 97. L'irrorazione è arrivata nel 97, dopo però Berlusconi e Bush, hanno deliberato nel 2001 l'avanzamento della modifica climatica con la rirorazione. Quindi nel 2001 è iniziato tutto il macello. Quindi quant'è? 22, quasi è. C'è sul TG2. Come è possibile che una pioggia di mezz'ora risolve 22 anni di siccità? È impossibile, è vero, È impossibile. Sì, sì, ma la gente è convinta che quando fa un dice ha diluviato, i fiumi tutti a posto. Chissà cos'è? E invece per quanto riguarda l'agricoltura sono se al lastrico. Se fa un'ora di pioggia normale, un po' gli fa, tanto è bello andato. Ma cosa fai? Ma se fa la grandine, rovina pure quello poco che c'è. Il guidatore aveva capito che la nostra società era al collasso, pur nella sua follia, ed ha deciso di fare una vita distaccata dal mondo, anche Riccardo, se più sta spesso alla bottega della birra ad accollarsi a Chiara e quando vede Matteo, dopo culla Voltron che si incazzò come una bestia, si storna dall'altra parte Circetto. Oh, vero, cioè, è vero. Da Chiara c'è mamma, quello che vedete fugge. Sì, sì. Gatto Elio, c'hai ragione, come farai a saperlo? Come sarei informato? Tu pensa, Gio, Gatto Elio, mi è venuto a trovare a Milano. E pensa ciò, vedi che ho fatto, Proprio per trovare a noi. Certo. Fatto, Voleva trovare pure a te, però era di sabato. Era di sabato. Sabato, Jonathan, c'è impegno. Ce la fa, sabato. Flash Superman, Però è con Charles e viene pure Jonathan, il gatto nero. Perché io pranzo con Jonathan. Non c'è stasera Charles. Guarda, no, perché sta in vacanza con la fidanzata. Bratildo, chi è il pedalatore incallito? È Riccardo, uno che è cascata la cometa nel 92 dentro casa e ha bucato tre piani. La stessa cometa che... mi sono dovuto operare un braccio. Sì, nel braccio quella volta. Jonathan, se ti piacciono le atmosfere medievali di Lady Falco, ti piace anche il nome della rosa. Il nostro visto la della rosa, rosa, sì, è un bel film, dai. Bello. Lo so quando l'ho visto. MS, oh, si è abbonato a MS. Grazie MS. Thank you. Si è abbonato, e puoi vedere le live passate. Thank you very much. Se ci viene qualche arlotto, famolo col cuore proprio. Per la meteorologia italiana. Come Dio comanda proprio. Come Dio comanda. Ciao a te, ma Matteo, però ciò che dici sei sicuro che sia tutto vero? Anche nei video di oggi che hai fatto con Luke, ci sono state parecchie inesattezze. A parere. Perché già li caricano? Sì, ohia. No, il video delle cascate. Quello della cascata non abbiamo detto niente. Quello di ieri io e te dentro la macchina. L'ho fatto ieri, I tuoi cugini hanno mai visto il Uomini Grigi? Ma cosa hanno visto? Ieri. Io e Jonathan nel 2011, mi pare. Quando è stato che anche Loredana si è accorta te pure? Io, zia Mimmo, ci siamo facciati, c'era il cielo pieno di luci rosse. Infatti, che c'è? Te ricordi? Te ne fai stare Tanto nel 2011. Tu, no?
Sì, non me ne pare 11 anni fa più o meno. Tutto il cielo pieno di rosso. Mi ricordi? Matteo, io ricordo, sì, mi ricordo qualcosa. Ciao, Matteo, però ho capito, Paoletto, chi se Paoletto? Li fate con l'orefizio di dietro, sono anche meglio per i meteorologici. Ah, se famo le scoregge è meglio di Arlotti. Ma chi è? Beh, allora mangia i fagioli oggi. Certo, dove mangiare i fagioli, non le salsicce. No, sì, però, a pranzo, perché il fagioli un po' prende giù. Ci vuole poi. Allora, Gatto Elio a Capitan Mutanda, a te mi sono trasferito vicino a Roma, con la mia fidanzata, però so della Bassa Italia. Hai capito? De Brindisi. Vabbè, della Puglia, dai, sì, Gatto Elio. Sì. A te, questa è una canzone che parla delle scuole, c'è una canzone che ho modificato, sì, sì, dai, sì, sì. Una che ho modificato io, no? Aggiungi un posto a tavola. Ma ah, quale lì? Se vuole lì. Quella ci dai. Ci dai. Aggiungi un posto a tavola, che c'è uno stronzo in più, se posti un po' la seggiola, scoreggi pure tu. Gli amici a questo servono a scoreggiare in compagnia. Scoreggia col tuo ospite, non farlo andare via. Dividi le scoregge, raddoppia l'allegria. L'hai studiata bene, eh? Posto con la seggiola, l'originale era una commedia musicale. La commedia, Giovannini, la commedia musicale, dicevo le cose, Giovannini. Sì, Giovannini. L'originale era quella. Guarda, ciò, bella ciò. Bella del tutto. Grazie, grazie. Prego. Dai, finimo sa salciccia, Beve ciò, cos'è, mangi senza bere. Ho pagato un sacco di quattrì. Io ho bevuto. Aggio bevuto. Che non voglio bere gambe. Paoletto, Jonathan è forte un bel po'. Sì. Jonathan, voglio rimanere. Come rimanere? Si dice, no, che non si imbriaco, voglio rimanere. Sobrio. Ma cosa ti imbriachi per seguire che alzene uno per cento? Jonathan ogni tanto alza la Pasqua, no, mai. Io mai alza la Pasqua, mai l'alzo. Jonathan non beve mai. L'avvocato, buonasera a tutti. Buonasera, avvocato. Ciao, avvocato. Ciao, avvocato. Io non alzo mai la Pasqua, Finisce questa salsiccia. No, basta, vado a mangiare Luca, dai. Magna giù! Perché non la vada sprecato? Magna giù! Magna il salsiccio! Ricordiamo Teresa! Tere, la nonna Teresa! Era amata da tutti! Anche da mio cugino! Giornata, sì, saremo subito! Saremo a non sa che bello! Saremo addirittura ora! Matteo, chi è che diceva frusta vo? Frusta vo? Teresa? No, Frustivo, un altro. Posso? Era Adriano Allori. Frustivi. Sì, lo zio sotto a casa mia, buon'anima, è bello riposo. Adriano Allori, il signore. Risplenda lui la luce per pecora, riposi. Praticamente lui di notte si svegliava e andava a far fuggire i gatti in calore che urlavano, no? Parevano i bambini. Allora, frustate! Lì può, quando stavo accadendo la casa vecchia, non dovevo. Ma i gatti! Lì può, i gatti, frusti via! Guarda, ciabatte, Matteo, tu su 7 giorni, per esempio, quanti giorni alzi la Pasqua? Zero. Anch'io zero, Zero. Cici Punte era parente di Luca? No. Allora non è parente di Luca. È mio? No, no. Di Luca. Del altro Luca. Guarda, ciabatte, è bello Luca abbronzato. Grazie, ciabatta. Ma di Carlo Conti? A ciabatte gli piace le ciabatte. Le ciabatte gli piace il sapone, li porto io. Oppure quelli simili a quelli del Ziulino. Come il Ziulino, le ciabatte classiche che usa Gino. Le classiche ciabatte. A me invece quello non è tanto comodo per me quelle, ma il sapone, più comodi il sapone. Non ti piace quelle ciabatte stile Ziulino? Mi piace la mia che le portava babbo. Tipo i sandali. Non è tanto comode. Tipo i sandali dei frati. Tipo quelli, Io preferisco sempre i sabò. Vedi, ciabatte? Sì, sono appassionato di ciabatte. Oh, che bella passione. Va bene, ciabatta. Erciabatta, quello è il nome alla romana, erciabatta. Appassionato, un po' esagerato, però gli piace. Mi piace proprio, Gli sfaciola, diciamo. Gli sfaciola. Se io non c'ho pure ciabatte all'antico, quelle all'antico, quelle marroni. Quelle antiche, Italo il treno, visto che bello Luke? È bello quel treno, Sì! Che spettacolo! Le ciabatte del zio Lino sembrava gli interruttori della casa di Dalila e Reneo. Quelli sembrava, Invece c'è quella Gino.
Signor Bello, cosa portava d'estate? Le scarpe quelle fine, tutte Star Trek, quelle fine azzurre, black. Quello che se lo non portava le ciabatte. Marchigiano Doc, eh? No, no. Le scarpe sai le scarpe fine. Fare un po' Meteora. Che è Meteora? Ciao cugini d'Italia, prima del pranzo insieme. Hai visto come te lo consigli te? Sei orgoglioso di essere un marchigiano Doc? Dice a te Luca uno. Sei orgoglioso di essere un marchigiano Doc? Sei orgoglioso? Dice uno di te. Sì, Meteora, eh? Meteora, ciao cugini d'Italia, prima del pranzo insieme. Attaccato il Washington Post. Marchigiano Doc dipende, se, perché se arriva fino ai nonni. I bisnonni non so se erano. Non so, i bisnonni. I bisnonni non so se erano marchigiani. I nonni. I nonni e genitori sì. Ora Gigi Putte, Jonathan, preferisci Star Trek o Guerre Stellari? Mi piacciono molto entrambi. Mi piacciono tutti e due, mi piace. Mi piacciono tutti e due. Gatto Elio. Sa che. Mi piacciono entrambi allo stesso modo. Perché sapevo per certo che un bisnonno era Umbro. Però non so come c'è. Oh, Gattuelli, guarda, l'Umbria. Tocca a leggere perché non gli è arrivata la notifica a Gattuelli, pure tu. È vero, Luca, già una bronzatura immediabile. Allora lo guardavo e pensavo che pure io, Muria, avevo la pelle abbronzata. Invece su bianco color cielo chimico. Che paro carta, sa un pia e mezze nella cassa panca. Quella carta igienica. Da candidato all'obitorio. Candidato all'obitorio? Dopo la risata. Le mazzucco, le mazzucco. Gustavo se la diceva la voce elettronica, com'è che non si è sentita? Perché a volte la linea. Ma è strano perché è wifi. Infatti, ma poi vedi che pia Peppi ha 3G, no? No. Giorgio c'ha il 3G? Lo sai che il 3G non prende, però siccome siamo connessi... Ma giga? Come 3 giga? No, 3G. Allora, su cellulare, purtroppo, è... Ah, è a 3G questo? Questo è a 3 a 4. Siccome non c'è più il 3, quando va via il 4G, quando fa 3, non arriva alle notifiche. Ma allora, ma Jonathan, scusa, è la Wi-Fi o... Il Wi-Fi, vedi che è collegato con la Wi-Fi. Sì, ma allora, Jonathan, c'ha la Wi-Fi a 3 giga? A 3G? No, no, non credo. No, però G non vale, ma che cavolo vale di 3G? Allora, il 3G, 4, giga, non c'entra niente. Ormai i cellulari, tutti i cellulari vanno a 4 e 5. Massimo 5. Prima era 3 i cellulari vecchi, sì. E questo è a 3. 3 e 4. Però okay, 4 è vecchio allora. È vecchio. Modello vecchio pure. Cosa ne sapevo io? Non ci sapevo, eh. Ma non c'entra niente la Wi-Fi, voglio dire. Non c'entra niente. Quando se c'è allora uno la Wi-Fi poi riceve pure 5G. E sa, il wifi riceve a tutte le connessioni, tutte le prende. Sarebbe bello vedere il mammo in mezzo a voi e parlare delle cose giuste in Italia, magari. È vero, però dopo col mammo non si poteva fare live perché... Ma insomma, Mario dopo, Parlava di politica. È un po' difficile. Cioè, per curiosità, cosa ne fa Jonathan del wifi e non ha neanche lo smartphone? C'ha il computer. C'ho il computer, c'ho il portatile, C'è il portatile. Jonathan c'ha il portatile. Vedi i film, vedi i film. Il film su YouTube pure vedo, Non so quelle cose vanno a vedere. Tante cose vanno a vedere. Pochi telefoni hanno il 5G. Lo so, però la maggior parte vanno a 4, non a 3. Questo quando mi si connette a 3 non funziona più. Cici Putte, tanti noi marchigiani abbiamo il bisnonno in Umbria e Lazio. Noi purtroppo i nonni tutti defunti. Tutti morti ormai, I nonni defunti, i bisnonni, io praticamente. Io su 8 bisnonni, 5 marchigiani, 3, 1 umbro, un altro non, quell'altro 2 non si sa, no? Perché i genitori del nonno hanno Umbria. Ah sì, senza infatti. So dove avevi i genitori, Però che non ci morti. Però sicuramente al 99% è marchigiani, perché sento se stava ancora. Non ci ho pensato mai. 100% quasi. Cici Putte, io ho defunti tutti, genitori, nonni e bisnonni. E sei marchigiani e due umbri, una miseria Cici Putte, mi dispiace. No, porca dici, È difficile. Ma già, guarda, lo sai che la costa male però, No, speriamo di no, Che prende l'embriaco. L'embriaco non può. Ah, giusto, giusto. Però una volta me le dice che poi andare a dormire. Ma guarda, mica fatica. Deve andare a dormire. Si feri comunque, si ne frega. Si feri che si ne frega. Si feri che mi frega, Matteo, il mammo che partito politico voleva, non si può dire, no? Non si può ci dissociamo. È morto. Non si può, ma voleva, vuole sapere che partito era.
Ma non si può, non si può dire. Non si può dire. Sì, però cosa te frega a te? Non si può dire. Che sennò mi chiude il canale. Non si può, non si può. Lo fanno apposta, capito? In modo che dopo mi chiude il canale, loro è contenti, ci godono. Quale canale? Questo, questo. Twitch, Twitch. Quell'altro pure, se parli di politica te lo chiude. Perché lo chiude? Basta una puttanata, una pistellata che già ti chiude il canale. Ti chiude tutto. Quindi chi è che fa queste domande vuole che chiudo il canale, capito? Poi se le fanno le domande. Dopo uno c'è casca perché non se rende, io non mi rendo conto, c'è casca. Fine, certo, te cosa ne sai che questi fanno apposta per chiudere il canale? Sì. Beh. È tutti organizzati, capito? Il 90% di chi è che mi segue, l'obiettivo di loro è da distruggermi. Tutto che strano, eh? Invece il 20% è quello che fanno. Il 20% è fanne vere. Fanne veri come Gatto Elio. No, no, aspetta. Gatto Elio io lo considero un fan. Quello fan? Allora, allora, il 10% è fan veri che non vuole né che chiudo, sennò dopo non sa ne cosa guardare. Il 90% vuole né che vado in la cassa da morto. Lo so quello duro, quello che dice sempre. Lo so quello duro. Allora, Miki cosa dice? Non lo sapevo, Matteo, è vero che voglio che chiudi. Non è vero. Ah, super reale, così contenti e contenta, esatto. Luca, ci racconti la tua esperienza più paranormale che ti è capitata nella tua vita? Mai avuto robe paranormali? Mai avute. Allora, te sbaglio. Mi sbaglio. Se sbaglia, Luca. L'ho avute io. Alla casa di Evelino Massenzi. Vero. Racconta. È successo quella volta? Te ce l'hai avuta quella storia lì, vedi? Racconta. Si era dimenticato? Te la ricordi? T'ha preso cucita, voleva che andammi via dalla camera sua, buon'anima. Sì? Ma è stato? L'avvocato, ci penso io a non farti chiudere il canale, Matteo. Voglio vedere come fai. Come fai, avvocato? Quella volta ho messo due avvocati per recuperare il canale YouTube. Nessuno ha fatto niente. 6.000 euro per niente, buttati via. Quante puttane. Allora, stami alla casa. Nelle montagne del Follignate. A 1000 metri d'altezza. Sull'Appennino, proprio il comune del Foligno. C'era Appennino Umbro Marchigiano. Dove è stato San Marco? Chi? Lì c'è passato San Marco, ti ricordi? San Marco Evangelista. Sì, San Marco c'è passato lì. Sta a Venezia, è morto. Ti ricordi che Evangelista? Ti ricordi che ce l'aveva Benedetto lassù? Ha detto che è passato San Marco e quella terra lì era sacra. Era una terra sacra, apposta quello andava a fare esperimenti occulti lassù, che c'era quei due cerchi alfa e omega. Ma che mi riguarda il video, non mi ricordo più. Quelli è andati, quello lì ha fatto la casa lì con la villa lì per fare esperimenti per attirare i demoni. Del demonio dal sistema delle reticole. Le vocale. Con i laser. Ti ricordi i macchinari laser? L'evocazione. Quello faceva le messe nere e invocava i demoni e li faceva attrarre coi laser. Allora io so solo che quando stavo in la macchina... Guarda, Ciavatte, quella produzione è stata superba, bellissima, grazie. Stavo in della camera di Lu, è venuto uno spirito benigno. No, era lo spirito suo. Non hai visto che nella traduzione ha detto andate via, che poi mando i miei cani e per te tutte musarole c'era. Sì, però in realtà i cani non c'erano. Certo, però lui era rimasto nella condizione della vita sua, come se vivesse lì ancora. L'anima, allora, l'entità quando è legata sulle cose materiali rimane dentro la propria casa se non è stata abbattuta. Dopo lui ha donato tutta la sua collezione di opere d'arte al comune di... Sì, però lui prima che morisse... prima che morisse però. Sì. Però lui quando è morto... Perché sapeva che se non stava dentro la casa dopo la gente rubava tutto. Sì. Invece l'ha messa al sicuro per... Sì, sì. Qui al sicuro. Al museo. Però le altre robe, quelle che ci faceva esperimenti, è rimasta tutta lì. Adesso chissà com'è le faccende. Sarà peggio. Ma ne hai detto chi è che c'è andato dopo che hanno visto il video nostro? Hanno rubato tutto. Hanno distrutto tutto. Tutto distrutto. Tutto vandalizzato. Ancora era tutto intatto. Vandalizzato. Non so. C'era pure i bicchieri di cristallo intatti. Ti ricordi? I vestiti, le camicie, tutte del lusso. Grazie Johnny. Le camicie del lusso, non lo nomina più, le persone vecchie non le nomina più. Può essere pure che al cimitero quello. Oppure era Nether, se non c'è capisci. Forse voleva che facevi un video lì dentro per piacere le colpe no. E lui cuciva, rubava. Cosa sai? Cosa sapevo che lui ha rubato mentre facevi il video? Non sapevo davvero, Cosa ne sapevo? E tutti i traditori. Tutti i disgraziati. Zio Mario diceva, è una trincea nemica.
Vieni puta, una trincea nemica, te devi guardare a destra, a sinistra, avanti e dietro, sotto e sotto. Lui perché sotto, ancora c'aveva, lui ancora era in guerra. Sì, io era rimasto in guerra. Ma sì, io l'armistizio c'era guerra ancora, non era passato, non, fatto. Non esisteva, quindi. Ah, l'armistizio. L'armistizio, non c'è, lui era in guerra ancora. Per lui era la guerra, la vita sua era una guerra. Era guerra. Così è. Pido Zecche, una delle belle produzioni era quella del transessuale ma toccare, però non si può dire, mi dissocio. Non si può dire quella, Mi dissocio. Non si può dire. Ciao Vatte, Matteo, io mi ricordo che in quella esplorazione di Foligno a un certo punto si vede una terza persona con voi, chi era? Non si può dire per privacy. Oppure non si può dire, No, era quell'uomo che ci ha portato lì, però non si può dire, no? Perché lui infatti non ha mai voluto essere preso. No, non si può dire. Allora, super reale, credete negli UFO? E UFO sì, significa oggetto non identificato, tutti ci credemo, tutti, anche tu ci credi. Io ho sempre creduto, io pure sempre. Se tu vedi qualcosa che non riesci a identificare, non ci credi che l'hai visto? Cos'è? C'hai avuto un'apparizione? UFO. Onge Fox, buonasera a Matteone, come va? Come i soci del grano? Buonasera anche a te, speriamo che va bene, dai. Buonasera Onge Fox. Ai tempi d'oggi bisogna dire speriamo che va bene. Chi vive sperando muore cagando, speriamo che va bene. Sì, ma te cosa vuol dire sigla UFO? Cosa vuol dire sigla UFO? Oggetto non identificato. In inglese, un identifying flying object in inglese. Cosa vuol dire? Unidentified? Certo, un altro non è identificato. Allora, UFO unidentified? Flying object. Flying volante? Flying volante, oggetto. Oggetto volante non identificato. Martina, di solito invece ne ha avute di qualche esperienza paranormale? Se te raccontassi, lo so. Guarda, che ho visto qualcosa di strano, ho visto una volta. Cioè? Una volta mi stavo in via Rossini, stavo ancora, no? Che babbo l'ho visto quella volta? Mi sono facendo una finestra della cucina, c'era un disco, 5 dischi banchi che giravano così. Me l'hai detto, me l'hai raccontato. C'era 5 dischi banchi luminosi, 5 dischi banchi così, erano piccoli però. E giravano intorno così, uno dietro l'altro. Ma quanti distanti? Sì, sì. Sono stati pochi metri sopra la finestra. Oh, anche zio, sopra, anche zio Lino Buonanima me l'ha raccontato. Che babbo l'ha visto? Sì, anche zio me l'ha raccontato. 5 dischi banchi che giravano intorno così. Sì, sì. 5 dischi banchi luminosi. Lo so, me li dite. Una volta ho visto. Ma scusa, quanti erano i grossi questi dischi? Qui ci sono stati grossi, E qui c'era, cos'era? Non so, forse erano scudi di condizione, quelli piccoli. Sì, Quelli piccoli, sì. Sì, sì. Su Angeli in astronave dice che le astronavi madri hanno i dischi di ricognizione. Piccoli. Sono tipo, come te posso dire, tipo telecomandati in remoto. Tipo dei droni. Dei droni per vedere dove è che deve andare. Ma giravano su se stessi? Sì, giravano intorno così, dischi bianchi che giravano intorno. Cinque dischi bianchi. Quelli di solito creano i cerchi sul grano. Quello lì che sarà, quelli che fece. Girene per rimanere in sospesi, cioè girano per rimanere sospesi, perché sennò altrimenti non ci vuole la rotazione per rimanere sospesi, perché quelli hanno una gravità propria, è contro la gravità terrestre. Ma perché, perché girene perché non lo so perché. Su Angeli in astronave c'è scritto, però non mi ricordo più, bisogna leggere il libro. Ma non è che ti hanno fatto le foto, Le foto? È probabile. Le foto? Come le foto? Quella volta che mi hai fotografato ti ha abbatto dal balcone. Nessuno ci ha fatto la foto quella sera. I dischi, non va fotografato. No, un pezzo, me la sicuro che ne so. Ma sicuro? Ma sicuro che ne sai. No, queste foto comunque non è stata pubblicata. È finita. L'ultimo. Dai, passare. Ho capito allora. Ho speso, porca miseria, ho speso più di più. Quanto mi sono cazzato con quella, guarda. Porco giorà. Ma non è che ti hanno. Hai curato le montapò. Allora, Cici Putti, i miei nonni nel 1950 avevano il distributore a benzina e la cabina telefonica nella casa al Crociale di Padiglione, che bei tempi. Bisogna vedere se ci avete una foto pubblicata in qualche libro di Osimo, che meno uno se rende conto che com'era una volta il padiglione negli anni 50, perché sennò non è facile immaginarselo, capito? Tutte le case che hanno fatto te. Ma io non me lo ricordo sul distributore. Ma manco io. Matteo, sposta la bottiglia che non si vede Jonathan. Ecco, stiamo qua, mettiamo in mezzo Luke. Bravo. Per la metodologia e per chi è che ci comanda. Tieva. Comunque Jonathan in italiano,
Sì, perché come l'ha scritto? Ciabatte, Matteo, come l'ha messa la riga dei cingoli? Inglese l'ha scritto? Per Castreccioni. Lo sai che mi ha risposto il coso lì? Il 8 metri di altezza. 8 metri l'acqua anziché 86. 8 metri alla diga, il punto più profondo. Il punto più profondo è 8 metri per un'ampiezza di 22 km e mezzi quadrati. Quindi 8 metri è pochissimo, eh. Fra 2-3 mesi massimo è asciutta proprio. Perché il corso del fiume lo fanno defluì per renderlo vivo, perché c'è tanti pesci, sennò ci va compromesso tutto. Se non piove ci attacchiamo a sto par di ciuffoli. Attacchiamo al tram. Cioè questa qui è una soluzione provvisoria, quella del far scorrere il fiume. Sì. L'idea ci ha aperto. Ha detto che è la regione che gliel'ha detto. È la regione. Lasciami aperto e basta, c'è sempre l'acqua, Giulio. Certo. Sì, ma però è una soluzione provvisoria, perché dopo quando finisce, se non piove, no? Quando finisce è morto, è morto. Dopo dove la pia l'acqua? La pia in testo par dei ciuffoli. Quella che crema il cuore viene tutta assorbita. Certo, perché non riesce a arrivare alla bocca, troppo su. Troppo su. E poi poca. Quella va sotto terra. Luca il padiglione e la casa con la scritta in vendita al semaforo di padiglione. Quella lo sfascio. Quella di fronte al bar di... De Mirella Truggia. No, come Mirella? No, scherzo. No, il bar è del negozio. Quella T comincia, il bar. Non mi ricordo io. Toilette. No. Qual è il gabinetto? Il bar. Il bar. Il bar di gabinetto. Nel fronte c'è la casa, quella in vendita. Il cesso. Il bar del cesso. Allora ragazzi, io ho investito 17 euro. Chi vuole contribuire a questa spesa che ho fatto io per farvi vedere questi assaggi con i cucini d'Italia, ben venga. Io vi aspetto. Io vi aspetto perché c'è Tieno, perché io ho investito questi 17 euro per farvi vedere questi assaggi che voi mi avete chiesto. Quindi adesso vedo che non c'è più nessun, cioè se vedo che nessuno è contenti che io ho fatto questo format, non lo farò più. Se non sono contento, non vedrà più. Apri con il cavatappi anni 80 e dopo è finita. L'ultima? Godetela un altro boccetto, poi non la beverai più per chissà quanto tempo. Chi la vuole su birra? Allora, Husky Pit, ciao cugini, grazie per questo fuoco. Non è che ci fa tanto quella birra. Lo so, però io non ho mai io, Tanto dopo la birra. Cioè, no, te quelli lì che chissà non la beverai più perché non ci sono tanto format. No, perché il format già è abbastanza. Miki, grazie per questo format, Matteo, grazie. Grazie, batito. Matteo, ho paura che mia moglie mi tradisca perché siamo stati 3 anni a Firenze, 2 anni a Torino e 1 a Milano e a 4 a Roma e il postino è sempre lo stesso. È una barzelletta. Martina, Giovanna, raccontaci una storia paranormale. Già gliela raccontate, quella di spigolanti. Bisogna raccontare quella storia, Cici Putte, sì, Luca, la casa di fronte al bar. Bisogna raccontare quella. Sassolini, non posso, sono Miscio Matteo. Miscio? Sono Miscio, cosa vuol dire? Miscio l'impossibile. Gabriele, Giovanna, cosa ne pensi di Salvatore Vallone? Salvatore Valloni. Giorda non l'ha visto. Ma cosa chi è? Il truffatore professionista, il truffatore truffato del camper. Ma cosa chiedo io? Che sono andato giù con Armandino a dargli la macchina. Salvatore Valloni si chiamava. Miki, Luca, racconta tu un'altra storia paranormale. Racconti una, Luke? Ne sai una? No, io so solo quella che è lì a Foligno. Reggio Calabria. Ma chi? Il Salvatore Valloni? De quello che è paranormale. Ah, De Foligno. De Foligno mi ha preso per la maglietta, mi ha detto levate dal cazzo e basta. Sono quello che ha detto, Se no sgancio i cani, ma i cani non c'erano più, erano morti pure i cani ormai. A volte c'è cani. Per Bacco. Ci sono altri commenti, va? Jonathan, tu ne sai tante, racconta? Racconta. E le cose racconta. Jonathan è un pozzo, è un pozzo di conoscenza. Un pozzo senza fondo, Senza fondo. Un pozzo di sapienza. Siamo già quasi a un'ora di live, Luca, racconta tu un'altra storia. Lo racconti, Luca? Se te raccontassi... Non c'è il figlio di quella cosa, no? Montesano. Se te raccontassi... il Blasco, adesso... Giornata un computer, veramente. Sì, un commento che dice così. Moscio senza soldi in genovesi. Tavoloni. Miscio è senza soldi in genovese. Ma la casa dove io ero da piccolo.
Senza soldi. Jonathan, hai fatto nuovi disegni? Adesso sta facendo una nuova. Sì, li sta facendo. La produzione non si ferma mai. Manco durante le ferie. È come me nei video, non si ferma mai. E Luca non si ferma. E Jonathan non si ferma mai e fa i disegni. Gabriele Doria, Luca, fino puoi raccontare di quella volta con Francesco che eravate andati a Urbino? Allora, siamo passati. A Francesca! Francesca! Con Francesca che siete andati a Urbino, pensa. Cosa puoi raccontare? Guarda, Luca, puoi raccontare di quella volta con Francesca che eravate andati a Urbino? Racconti Luca? E come fa a saperlo? No, come fa? Ma a parte cosa devo raccontare? Guarda, Matteo questo qui. Tu sai, Griben, bravo. Siamo andati a Urbino, ho fatto un giro per Urbino, non è che... Ma con Francesca chi? Sidori. Sidori. Sarà quella, E lui sta incazzata nera, quando mi ha visto così ha fatto. Perché incazzata con quella di Urbino. Ma te? Ho fatto un dinosauro? Sì, dinosauro fatto, è girato così, oh. Mamma mia. Cioè, Jonathan, visto che sei appassionato di film, per caso apprezzi anche quelli di Luci Rosse? No, quelli no. Non li guardo mai quelli. Non li guardo mai quelli, quindi mai li guardo. Non li guardi poi, scusa. Mica c'è televisione. Certo, mica che fai televisione. Assolutamente su internet che puoi vedere. Zio Gino riguardato. Cici Putte, il bar si chiama Tavolini Luca. Siti, vedi, il bar si chiama Tavolini Luca. Quello Tavoloni, Tavoloni. Sì, me lo ricordo. Sì. Ah, Tavoloni. Che sta allo spaccio, era la casa dove viveva da piccolo. Quindi lui praticamente Cici Putte abitava in quella casa che c'è scritto vendesi al semaforo. Ah, proprio, allo spaccio. Matteo, raccontaci di quella volta che il mammo ha perso il cappello all'Italia in miniatura. Questo mi racconto, Chi si ricorda più? Ma poi cosa devi raccontare? Si era incazzato nero e aveva perso il suo cappello. Allora, praticamente è una sventata, gli ha portato via il suo cappello è sparito, non si è trovato più, e mo cercato, no? Dove era andato a finire non lo so. Dopo 5 anni. Dopo 5 anni è scappato fuori del mare Adriatico, a Trieste era, no? All'Italia in miniatura, nel Golfo di Trieste, dopo 6 anni. Della discarica. Della discarica che il vento l'ha messo lì, nella curva dell'Italia in miniatura. Però in quella volta è sparito. Dopo 5 anni era nella discarica. 6 anni. Dopo 6 anni era in una pozza del mammo. Dopo l'aveva consegnato a zia Pappa. Al suo Pappa Suga. Alla defunta Pappa. Guarda, Chioto, ma che anno era ad Italia in miniatura? Io era piccolo, non me ne ricordo più. Era piccolo ancora. Tanto gli anni erano... Tuo figlio era piccolo. Che anno era? Sarà stato? 2016. Ma questo è 2016? No, si mai riporto nel 2013? No, ma noi l'abbiamo trovato. No, lui vuole dire quando l'abbiamo trovato. Quando l'ha perso. Quando l'ha perso. Cosa che si ricorda? L'anno prima, 2009. È stato? 2009. Tuo figlio cioè poteva avere 3 anni, giusto? No? Sì. 2009. Noi l'abbiamo ritrovato nel 2015. Dopo tanti anni, All'incirca, l'anno più, anno meno. Un po'. Gabriele, oppure di quando il mammo si è incazzato con Cull'uomo a Predappo. Chi era Cull'uomo? Il colonnello. Però non era a Predappo. Col colonnello si è incazzato. Perché Predappo non si è incazzato mai. Ah no, si è incazzato ad Astrasigna. Ostra, no. Ad Astrasigna. Astrasigna. Questo è vicino a Firenze. Con quello lì, non ti ricordi con l'uomo lì? Quello dell'olio, quello che era l'olio. Dillo a loro, dillo. L'Astrasigna. L'Astrasigna, in provincia di Firenze. Eri stati invitati da uno da solo. Allora ce l'ho portato io con la tipo. Una volta, prima che la dassi al camorrista. Prima che la davo al camorrista. Il camorrista veramente dell'andrangheta, Me l'ha detto pure il maresciallo, ha detto che era un truffatore professionista, dell'andranghetista. Praticamente prima che io davo la macchina a Caspita, siamo andati su con il mammo tutti e tre a Firenze all'Astrasigna, andò a trovare uno che è un ex colonnello, chi era? Nel 2009 era già iniziato il declino con chimica a Namiselo, so. Oh, veramente mi deve trovare la moglie, però c'era pure il marito. C'era pure il marito, ma il marito era un ex carabiniere, mi pare. Era uno che lavorava e ha fatto il militare. Allora zio gli ha portato su un pacco di rubaccia, così. Classici pacchi, tutto un pacco, tutto pieno di scotch, tutto scotch, allora
andando in questo sacco, hanno fatto apposta per non guardarle. Non hanno guardato, l'hanno messo lì. Zio, si è offeso. Sono morte, zio, eh. Cosa morte? Zio, eh. Mamma mia. Poi ho visto la foto di caspita, guarda che faccio da una persona che c'ha la foto di caspita che ha fatto vedere a zio Mario. Ma non vedi che ce la faccio da ripetere, non vedi? È vero, è vero, zio, l'avevo. E quindi quello lassù della strasigna, quando ha visto quel pacco del zio, non ci poteva credere, perché era un macello. Il macello del pacco era. E dopo il fio l'ha messo in disparte, su pacco, pure la moglie, no? L'ha messo in disparte. Dopo però non l'ha ringraziato, zio si è offeso che non l'ha ringraziato. Questa è morte, zio, eh? Dopo il fio lo voleva buttare via quel pacco, no? Zio, capirai. No, ma ti ho detto quello, quello dopo, quando stanno andando via questi? Quello lì ha detto, che coglioni, quando stanno andando via questi? Stanno via questi, diceva quello, eh. Niki, Cucce era dentro quel pacco pieno di scotch. Cosa ha portato, zio? Aveva portato i pifferi. Gli scarti. Aveva portato i pifferi, aveva portato Pinocchi. Le casette fatte da succo di frutta che ha bevuto. Loro locali. Dopo c'era le conchiglie. Dove c'era? Pinocchi. Ma c'era quella gente? Oh, aveva fatto tante opere d'arte con le conchiglie. No, perché io si credeva che gli faceva un favore a portare il nome. Si ne frega quelli, No, Otello, non devi dire se puttanate. Siamo, guarda che... Allora, Otello, che mettiamo le cose in chiaro. Non siamo imbriachi, assolutamente. Capito? Perché questa è acquaticcia, Quindi non siamo ubriachi. Che sia chiaro, Ci dissociamo dall'ubriachezza. Primo. Secondo, ridemo perché fa ride sti racconti. Sì, racconti, aneddoti. I pifferi, i succhi e le conchiglie. Sì, sì. Praticamente con i succhi di frutta, zio, riapriva, ci faceva le casette. Monolocali, E dopo sai i pezzi di canne, ci faceva i pifferi, ci ha messo i pifferi, le conchiglie e le casette. Sono tutti gli fanno quindi se per la parire. E lui le ha un ringraziamento. Sai come frega quelli? Si deve fregare quelli di questa roba lì. Guarda, Gabriele Doria, Salvatore a Don Bruno quando ha visto il campanile caspita. Oh, è rimasto impresso. Sì, caspita, è rimasto impresso. Sì, sì, sì. Matteo, ciao Matteo, papà Marino per la vita di Chiara? No, no, Otello. Babbo non la beve mai di Chiara, spende una cazzata la via Leon Spin. Otello Celletti. Un altro Otello, un altro Otello. Non era Alberto Sordi, non si. Fino a Alberto Sordi, guarda, Michi, sto a scolarmi da ridere. Martina, Zé Matteo, raccontaci una storia paranormale su creature misteriose tipo il Chupacabra. Il Chupacabra? Sono le vieti, Chupacabra è un incrocio tra, strano. Tra la capra e Chupa. No, il Chupacabra l'ha fatto vedere Piero Angela in un documentario. Piero Angela è un incrocio tra una volpe e quello che è il formichiere, tra una volpe e il formichiere. Però però si nutre del sangue di capra. Forse si chiama Chupacabra. È come un cane, no? Tipo una volpe, un cane col muso lungo. Io l'ho visto la carcassa sulla villa, la sua a Villa Potenza. Muso tipo formichiere. La villa, ho visto la carcassa. Formichiere muso. Del Chupacabra. Sì. E io ho visto pure il documentario. E c'è i denti che c'ha due pompe, due buchi che succhia il sangue. Nelle case? Sì. Tipo i denti da vampiro? Sì, sì. Quindi un animale. Non c'ha le capre, deve tenere anche del giorno? Da giorno, di notte, le ciuccia quando le morde, le ciuccia. Dopo muore nelle capre. Beh, certo, muore. Allora chi è che ha le capre e anche le tiene dentro. No, non è l'incrocio tra capra, non c'entra niente. Il Chupacabra. Allora, tra capra e Evelino Cassanzi era un amante dell'occulto. C'erano i portali dimensionali su Forigno, lo so. Sì, c'erano. Era come smattito come Hitler, però mi dissocio. Sì, sì. Ci dissociamo in modo più assoluto. Aveva donato tutta la sua collezione dei quadri al Museo de Norcia, aveva quel terremoto tutto chiuso. Allora, è una storia soprannaturale che quando stavo nella vigna nel 2011... Top 2. Senti ciò, ho visto. Nel 2011, quando stavo in una vigna laggiù all'Acqua Viva di Castelfidardo, lì la vigna dell'uva, no? La vigna della Santa Casa. La villa della Santa Casa, che dopo adè denantro, non l'ha preso quello che c'ha la villa lì, il proprietario. Non è più della Santa Casa. Che questione? E me l'ha detto quello. Ma tu io sono il padrone.
io comando questo, io che comando. Non credo. Oh, a me quello che potersi pure. Cioè, quello che sa in quella casa sì, sì, quella villa. Ha comprato tutto. Ha comprato tutto io, non è più della Santa Casa. Allora, va bene. Ha detto deve uscire, deve uscire. Io ho detto guarda, io non sto a fare niente di male, sto a recitare Rosario. Ha detto veda da farlo e poi esca. Ah, quindi te l'ha fatto recitare Rosario? Sì, sì, me l'ha fatto recitare. Praticamente lì nel 2011 stavo a recitare la Coroncina della Divina Misericordia verso le 10 di sera, era notte, era inverno. Tutto d'un tratto sento un fruscio in mezzo alle piante, una puzza di merda. Ho detto, Madonna, cos'è? Mi sono cagato addosso, cosa c'è? Cos'è? C'è un diavolo dentro. Mi sono girato, ho visto qualcosa che si muove a mezzo alle frasche. Ma del merda puzzava? Sì, sì, del merda. Cos'è? Oh? Fuori. Praticamente, fuori. Sai cosa c'era? C'era tipo E.T., una specie di E.T. Era una specie di E.T. Un ibrido, è un clone degli angeli caduti. Gli angeli caduti fanno dei ibridi, dei cloni, si clonano in modo che le clonazioni le fanno andare a operare le ghiandole pineali degli umani per renderli appostati. E quelli si nutrono di feci e di uva. Apposta stavo un campo di vigna e io guarda caso ho detto ma cos'è, c'è un demone. Ma te che cazzo? No io non ho cagato, cioè, io non ho cagato. Io no io in quel video non ho cagato, mi sono fatto addosso dopo le feci non ha preso, io non feci niente, quelli ma se nutre le feci ed è uva. Allora te era il periodo che l'uva era matura, allora verso settembre era. Ciavate, c'è anche il video in cui si vede il grigio. C'era il video. C'era rimasto. Chiodo, Matteo, se continui a raccontare queste storie, mi sa che Luca se la fa addosso da ride. Nutella, se nutre del cioccolata Nutella. Cioccolata Nutella. Roberto Fiva, che grande live, che grande stasera, siete migliori. Grazie. Bravo. Bravo. Cioè tu l'hai registrato su questo E.T.? Certo, l'hanno evidenziato la gente. Tutti quella volta. Però non c'è questo video. No, non c'è i diritti. Ma dopo 5 volte che mi hanno chiuso il canale, che cazzo c'è più? Ma te adesso, no? Quella volta che non c'è. Adesso che c'è il diritto d'autore, si incontri, li fai più. No. Senza diritti d'autore c'avevo tutto. Allora, Roque Marze, buonasera Matteo, Luca e Giorgio, sto cenando con la mia compagna e sono contento di rivedervi tre cugini d'Italia che stanno insieme e si raccontano belle storie di altri tempi. Un saluto, ciao! Ciao Roque! Ma è Roque te? Roque 4 mani. Lo sai, 11, sì, mi ricordo. Veramente riuniti. Luke, dammi retta, sono tutte castronerie. No, è vero. Ciao, sono castronerie, è stato ripreso quello, l'ho ripreso quell'essere. Non so cazzate. Bello mio, che quello che dico è una cosa reale, anche se tutti mi trattene da pazzo, è una cosa reale. Per te quello di notte me lo dovrei dire per andare via. Ma no, quello non c'entra niente il proprietario mi ci è venuto dopo anni. Ah, dopo nel 2011 la villa era abbandonata, era. Ah, allora il terreno era della Santa Casa. Certo. Ah. Quello l'ha comprata nel 2016. Ho capito. Infatti non è tanto che è stata restaurata. È recente. Quella volta. A me mi reputano pazzo. Apposta posso dire certe cose vere. Solo che voi mi reputerete sempre pazzo. A me non me ne frega un cazzo. Il cactus. Perché io quello che dico è una roba reale. Se voi non mi credete, a me non mi interessa niente. Bene, basta. Ecco. Nel video stava l'orientatore e si vedeva benissimo la creatura dietro che passava in mezzo all'erba. Esatto, io sentivo la puzza, ho detto cos'è? Un demonio, un diavolo. Demone. C'è una ragione. Quelli che stanno qui, c'è gente che ti segue pure da più di 10 anni. No, guarda, c'è l'1% di quelli che mi segue. Guarda che la maggior parte di gente che sta a guardare non segue YouTube. Ma come fa a sapere che c'era il video che hanno visto? Perché hanno visto i video del 2011-2012. Ma sul canale di vecchi? Hanno visto il topo, la scarpa, che strappo la scarpa, c'ho il fiume, mi butto dal fiume, questi hanno visto. Ma quel video lì delle E.T. E.T. L'ha salvato qualcuno? No, non ha salvato nessuno. Ma come fanno a sapere? È troppo vecchio. Lo sanno alcuni perché l'hanno visto quella volta. Come hai detto te, però ce n'è pochi che l'hanno visto. L'ho visto in molti. Ciao Matteo, Mattiat. Ciao. Mattiat, che non mi sta. Ciao Mattiat. È finita. Un cazzo. Quello? No, sì, giusto. No, giusto. Stasera è embriaco, No, cosa ti embriaco? È acqua, L'acqua sostra. Quello acqua la birra che vende mia sorella, sì. Quella sì. Quella è la Pasqua, Ti ho visti praticamente tutti dal 2009, vedi? No, 12 anni di video. Io mi ricordo a Goblin.
Goblin, della Marvel, quello di Spider-Man, Goblin, quello di Spider-Man, più di Spider-Man. Mi faceva brutto Goblin a me. Sì, pensa, ciao Jonathan, facci vedere qualche disegno. No. Già le ho fatto vedere i video, le ho fatti vedere mille volte, non infatti, ha servito a niente. Infatti, bisogna fare da fare vero. Sono in debito con Jonathan di 20 euro che la date cosa lì. No, è lo sponsor di sta cena. Per quello. Lo sponsor di sta cena? Sì. Sì, Jonathan. Cicci Putte, oggi ho rivisto il video di Kira che aveva ammazzato la gallina. Kira? Morimoto? No, Kira. Ma quale Kira? Era Andrea Cosoli, quello lì. Con ragazzetto, lì, ti ricordi con ragazzetto che c'aveva il cane ammazzato la gallina? Quello più attendibile della storia, o almeno è considerato tale dai polli d'allevamento. Per fortuna noi sfigati matti fan del Fero scappati fuori dal manicomio sappiamo che Matteo dice il vero. Non vedo l'ora da Gustam la live al gatto non caucasico con Jonathan Boschetti e i cugini Circetto. Grazie Gattuelio. Ha detto Charles, ha detto Jonathan Boschetti, ha detto che la live la potremmo fare, però il video YouTube no. Quello non si può fare invece. Quindi quello non si può fare per privacy. Però la live solo. Se no perde il lavoro se lo fanno, capito? Dopo il padrone vede il video nostro che c'è su io, dice, oh, c'è Matteo Montesi, allora te licenzio. Allora non ci sarà la live. Il video sì, ma la live sì, il video no. Perché la live? La live va scancellata e poi non la vede nessuno. Twitch, chi li vede? Chi lo vede? 30 persone. Adesso stasera siamo in 3, 75, se no 30 persone. Infatti, chi vuoi che è? Il padrone te pare che va a vedere. Invece se te metti su YouTube il video del pranzo, io, te, Jonathan e lui, lo vede minimo 1500 persone. Il video? Il video, se lo fai. Sì, più o meno sì. E il Bernard, chi sponsorizza e salciccio? Jonathan! Io sponsorizzo? Sì. Il bisonte sponsorizza. Borbun, ciao Matteo, salutami i cugini, ciao Gabriele, vi ricordate quando zio Rino pappa con Jonathan siete andati quella volta in discoteca che Jonathan voleva andare via? Pensa cosa si ricorda. Pensa cosa vanno a ricordare. Purtroppo a partire il video con Moreso con Moresi, il cavale a licenziamento di tronco. Moresi, casa mia. Noi c'è un vicino di casa. C'è un campo, Tutti coloro che fanno i video con me vengono licenziati dal padrone imbastardito, bestemmiatore incallito, bestemmiatore la madonnina. Io e Jonathan c'è mio vicino di casa che si chiamava Moresi. Quello del campo dietro, Era chiamato il campo del Moresi. Il Moresi, il campo, non lo sapevo. Dietro casa mia stava. Dietro casa di Jonathan c'era il campo del Moresi. Era Moresi. Lo sai perché dice Moresi, Gattuelio? No, perché quando sono andato a finire sui giornali che sono andato nel bunker antiatomico del Monte Conro, che tutti mi hanno definito pazzo perché sono andato lì, pare che ho ammazzato una persona perché ho esplorato il bunker, un giornalista vecchio, stravecchio, che adesso sarà morto per la punturina in Osimo, ha detto Moresi di Osimo. Moresi di Osimo ha scritto Moresi di Osimo ha sperimentato il bunker antiatomico del Monte Conero. Sei confuso, capito? Ha fatto una pistellata. Una cazzata, eh? Comunque questo giornalista era di un giornale locale qui del Corriere Reato, quella storia di Carlino. Ma mai non esercita, anche che non fosse morto non fa più gli articoli, ma è in pensione. In pensione, si è sbagliato. Ormai era vecchio stravecchio. Certo. Quello sei confuso, il cognome e la località. Gattuelio, licenziamento per giusta causa per inattendibilità. Ciao a te, belli bicchieri neri di plastica. Questi bicchieri di Perdappo. Perdappo. Uno solo c'era il Perdappo nero. Pensa, alla casa del Perdappo c'è il Babbo Natale nero. C'è il Babbo Natale nero, è il Brabbo nero. Questi li erano conservati sotto vuoto dai tempi del mammo. Se può, un ricordo del mammo. Ciao a te, Jonathan, perché non vai alla fine di paese e fai la bancarella con alle fiere, i tuoi disegni? Scrivi, sono Jonathan, il cugino di Matteo Moresi, il più famoso youtuber delle Marche, sono appassionato dei disegni. Allora, lo potrebbe fare, ma non gliene va. Si potrebbe anche fare. Non gliene va, e allora basta. Guarda, Gattuelio, invece se appari in video con cugino Luca e basta, ti fanno automaticamente direttore pure se sei l'ultimo impiegato.
Direttelo subito. Adesso scappare fuori io. Guarda, Gliben si è abbonato. Grazie Gliben. Ciao Gliben, grazie. Uno strano, eh? Michi, uno giornalista vero dovrebbe ricontrollare almeno 50 volte che i dati che pubblica sono veritieri e fa un articolo su una persona e sbaglia sia nome e località, significa che è un incompetente. Esatto. Chi era nero? Guarda, Tony Bacche, non ci credo, c'è Jonathan. Questo no, sei adesso è venuto. No. Adesso colleghene. Adesso si colleghene. Adesso ti vadi? Dai Jonathan, saluta Tony Bacche. Tony Bacche, Matteo, fammi salutare da Jonathan, per favore. Ciao. Gabriele Dorio, il video con Luca, Matteo e gli ex militari e Precicchi era bello un bel po'. E poi c'era anche l'altra. L'ex militare, quell'altra Barbara. Ma sembra Barbara lì. Ma chi se ne frega? Ci ha fatto togliere 29 video. Mannaggia, Cioè siamo smattiti per fare quei video, quella. Brava Barbara! E quell'altro pure è diventato un diavolo. Sembra stardito. Poi ci sta a guardare. Guarda tutti i video. Tutti si guardano. Sei imbastardito. Saluto, posso salutare io. Militare, è un amico, Dopo che mi ha diffamato in tutti sti anni, mi ha diffamato, mi vuole morto al cimitero, è un amico. È l'amico del cazzo. Era un ex, se palle. Gliben, quelli per privacy. Guarda, Main è lavoro da schiavo egizio. Un po' addirittura, Guarda, Ciavatte, Jonathan, ci racconti una barzelletta? Una barzelletta? Vabbè, raccontamolo, dai. Una barza. Cos'era una barza, cioè? Sarà una barzelletta in diminutivo, una barzelletta. Dai, racconta, dai. C'è uno che sta guidando, tutto ubriaco, vicino al confine con la Svizzera, tutto ubriaco, guida zig e zag, poi ferma la guardia, si fermi, non può guidare in questo stato. C'è ragione, infatti stavamo da Svizzera. Però già lo sapevo, è raccontata un'altra volta. Una nuova, è forte. Quello di Svizzera, Di raccontare il mare che non è tanto. C'è anche un altro nome, c'è uno che non racconterà mai fino adesso. Uno sta alla stazione, aspetta il treno per Roma. Che entrava anche nel campo stazione, c'era ancora il campo stazione. La stessa notte c'era ancora il campo stazione. Non c'è più. Scusi, dove prendo il treno per Roma? Quello fa, se non ti sposti l'ora e mezzo, te lo prendi dentro la schiena, te lo prendi. Sai che lo stavo, mezzo in binario. Tra di mezzo stavo lì, tra di mezzo Se non ti sposti l'ora e mezzo, te lo prendi dentro la schiena, te lo prendi. Dice quello del campo stazione, diceva Invece quello capotreno. Della schiena te lo prendi. Però ce n'è un'altra, quello del casellante, sente che chioppo, quella lì racconta. Quella lì, quella del casellante. Non ricordo com'era quella. Non ti ricordo. Quella del casellante. Un disabile puretto, era un po' disabilitato nelle gambe, allora per fa prima che stava a perdere il treno, e ha attraversato la ferrovia, no? I binari, come a Loreto lì, no? Qui. Sì. E ha attraversato i binari come ha fatto quel ragazzo lì con gli auricolari che non ha visto il treno, l'ha acchiappato in pieno, a un volo puretto e morto puretto, no? E allora questo disabile andava oltre piano piano, un po' sai, disabilitato delle gambe, e si è incastrato un piede entro la ferrovia, no? Entro i binari. E si è incastrato un piede tra il binario e un altro, tra un ferro e un altro. E si è incastrato lì, non si muove più. Lui, capotreno! Mi aiuti a staccarmi da qui perché mi sono incastrato. E il capotreno non sentiva. Non era casellante. Casellante, non mi aiuti. Dopo niente, il treno stava per arrivare, sentiva il rumore. E il casellante non ha sentito. E dopo continuava il treno a venire sempre più vicino. Casellante, mi aiuti! E così via. Dopo 3-4 volte, dopo il casellante ha detto casellante quando il treno era vicino. Sente che chioppo! E dopo l'ha acchiappato e l'ha ammazzato. Questo me l'ha raccontato. Però era meglio che la raccontava Jonathan. Jonathan, ci sono ragazze a lavoro con te oppure siete tutti uomini? Cioè, c'è un po' di ragazze pure, c'è pure le femmine a lavoro con noi. Guarda, Gabriele Dorio, oppure quando morì la pecora con Barbara, che video? Quando se ne sa piagne? Ti ricordi quando è morta la pecora? Con Barbara, la sua affidata... Guarda un po'. Gliben, Gorgo 100. Cosa vuol dire? Barbo, ciao cugino Luca, in caso di necessità potresti pretestesti la macchina a cugino Luca Moresi. Moresi. Cugino Moresi Matteo. No, perché ho fatto la guida esclusiva.
Quindi dovrei prima modificare l'assicurazione. Esatto, Federico, guarda, il gigante buono. Quindi modifico l'assicurazione e poi la presto. Mega, guarda, Gatto Elio, sorella Barbara De Fabria. Bravo, Gatto Elio. Povera pecora, ancora mi ricordo... Allora, la pecora è morta al rifugio che ha il Capanna Ghezzi. Alla Capanna Ghezzi, a Castelluccio. Sì, perché non gli ha dato né da bere né da mangiare. Che c'era un pecorato straniero che non gli dava né da bene né da mangiare. Sì, sì. Non gliene fregava niente. Quello aspettava che moriva, così sarà un papà. Sì, sì, sì. Climen, volevo mandare 100 bit, riprovo. Climen, chi è che può... mi può... Allora, adesso sparo, le sparo grosse, Allora, io ho investito per farvi vedere gli assaggi dei Cucini d'Italia perché voi me l'avete richiesto. E ho speso 17 euro. Chi è che mi può... chi è che può aiutare, insomma, questo investimento che ho fatto? Dillo te. Nessuno. Allora non lo farò più. Allora non le faremo più questi video. Non si fa per nulla. Li ho mandati, risulta. Simone, dico. Ah sì, ho mandato i risulta. Cos'è che ho mandato? Non ho capito. Gliben 100 bit, Gatto Elio. È stato Gatto Elio 100 bit. Il caffè. E poi il caffè è 1,20 costa antiquare, visto? Sì, non più un euro. Un euro, non è più un euro, 1,20 euro. Aumentare il caffè. Sì. Bratito, fate un video art andando con la macchina di Luca? Gabriele, Luca, anche tu uscivi con Attilio Allori? Sì. Attilio Allori? No, veniva a scuola con me. Attilio Allori non esiste. No, usciva con Bombolo, no? Io con Attilio, non Allori però. Ombra Bombolo. No, Attilio Allori veniva a scuola con me. Attilio Allori? Attilio Allori. Cioè, esiste? Sì, sì, De Castello. Fa delle scuola? Climen 100 bit, grazie. Sì. Poi, guarda tra i tifosi. Chi? Sì, però zia, l'ho restituiti nel 2012, Non è attendibile. Ma zia Clack la quella volta grande cosa, è impossibile. Donata, Gabriele, Matteo, andava a karate con l'altro Allori. Sì, esatto. Penso che dici uno? Barbara, cucino Jonathan. E tu la sei fidanzata, decidi. La morosa. Morosa la fidanzata. Non si dice morosa, quello non si dice. A Bologna, a Bologna. Ah, Bologna. A Bologna, A Bologna sarà. Quello non si dice. Matteo, io il caffè quando capita. I romagnoli. Glibel, Matteo, precisamente 200 guarda tra i tifosi. Bratildo, Matteo, tifosi di cosa? Andava giù a karate con l'altro Allori, sì sì. No a karate. Giudo, giujitsu, tutti e due. Velledo per me, buon'anima, eterno riposo, non ha Velledo. Mitico Velledo, riposo in pace, ame. Mitico Velledo. Velledo per me. Bratito, Matteo, andava a judo, sì, Swalg, un saluto ai Cucini d'Italia, mi sono perso tutta la live, ma perché sono in vacanza? Peccato. Non fa niente, Swalg, se sei abbonato la puoi rivedere quando ripari. Ciao, te fai bene a non prestare i tuoi soldi, Luke, conservali con cura che c'è la crisi. Sì, per la cassa da morto li conservo. Per la bara, per la bara. Presto non ci sarà più la forza d'acquisto, quindi c'è il fratello. Matteo, ti voglio bene, la prossima live assaggi invita anche la tua amorosa. No, no, mai. È impossibile. Mai. Perché il 90% di voi e chi è che mi sta a guardare sul tubo vuole che io me lasso. Capito? Me vuole portare al cimitero, nella cassa da morto. Quindi non la farò vedere mai a voi altri. Per carità. Che differenza c'è tra judo e jiu-jitsu? Jiu-jitsu è un'arte marziale mortale, ogni mossa è mortale, invece judo non è mortale. Quindi te per jiu-jitsu meno letale. Io ho fatto una mossa di jiu-jitsu a uno, cintura nera, io l'ho fatto buccare dentro una fabbrica mentre faticavano. Si è sfondato il muro di cartapesta, quello è buccato dentro un macchinario mentre faticavano gli operai. Si è messo a piagne, perché mi stufava, mi buttava sempre per terra, mi sbatteva sempre in la colonna. Io mi sono stufato, l'ho preso, io ho fatto una mossa che mi ha imparato Velledo. E l'ho buttato lì, ha sfondato il muro tutto quanto, Velledo. Oh Matteo, cosa mi hai fatto? Ora mi tocca mettere il muro nuovo. Quello che ma perché dove che per le navi dall'altra parte c'era una fabbrica? C'era un capannone di fabbrica, sì. No, allora, perché hai lasciato perdere? Ho lasciato perdere perché ho fatto l'incidente brutto con il trattorino. il trattorino. Cos'hai detto trattorino? Ciao, presa diretta, piano. Motorino,
Il cosiddetto trattorino. Matteo, che differenza c'è tra Giuda e Giuda? Giuda. 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 Che cavolata. Tra Giuda e Giuda. Giuda e Giuda, cosa c'è? Ante 87, ci vorrebbe nonno che Marsilio. Che stronzata. Con una bestemmia trova già giù tutto. Che pistella. Chi è Marsilio? Tirava giù tutto. Che nonno Marsilio. Chi lo conosce? Nonno Basilio non bestemmiava mai, eh. Ah, ma Basilio diceva, era Marsilio. Jonathan, l'hai visto la serie The Boys? No. Senti un po' questa poesia, è arrivata la notifica. Parla di supereroi, però supereroi cattivi, però. Supereroi cattivi. Sì, tu il compagno. I tamari. Di ste faccende. Senti. Io le campagne e i compagni ce l'avevo alle scuole. N-O-O derantro il letto, o porchi. Semie veramente al barattolo. Candidati al fornetto. Candidati alla cassapanca. Candidati a San Benedetto del Tronto. Candidati a Candia Circetto. San Benedetto del Tronto. Hai sentito? Ha detto i compagni e compagne. Ce l'avevo a scuola. Non è che adesso. Adesso o c'hai la fidanzata o c'hai l'amorosa, che è uguale alla fidanzata. La ragazza. No, la compagna è una che viene a scuola con te. Sì, la ragazza non botte via. Anche la ragazza. La ragazza non botte via. Via la ragazza. La ragazza non è più... La fidanzata. Allora, non si può, non si dice più, di solito, quelli moderni, non dice ne più la fidanzata. La ragazza. Perché non è più fidabile. Fidabile. Allora dice nella compagna. Ne fa compagnia, però non è fidabile. Nel frattempo non rombo è affidabile. Non è fidabile, non è fidanzata, perché non si può fidare quella. Sì. Perché c'ha le ruote di scorta, lupo è uguale, quindi dice le compagni. Mamma, la mammao, la compagna del scopaggio. Papao. Irias, non ci si crede i tre cugini d'Italia riuniti. Un trombamico. Infatti. Quello che se mi costruito per sesso. No. Amicizia solo per sesso. Ma non vale la pena, non è bello. Un trombamico, diciamo, è un trombamico. Ciao, Luke, ha mai pensato in passato di farti prete oppure frate? Si prepe. O addirittura vivere in un convento? Un fratacchione. No. No, no. Mai fare, mai tazzi prevete. Non si prevede. A me invece a Maggiugorje è padre Ioso mi ha detto tu diventerai frate. Frate diventerai. C'è chiappato. C'è chiappato. Io un frate laico. Un frate laico, perché se ero frate. Uno vuole sapere se mi sposo io, no, rettore. Subito no, sposo io, eh. Vuole sapere se mi sposo io. Thomas è turbato. La 104 quando? Cos'è la 104? Una macchina. No, la disabilità mentale. La disabilità, la disabilità. Perché se crede che sono pazzo. Beh, ce l'hai la 104, te. La 104 ce l'ho. Già, ce l'ha. Gabriele Doria, Luca era simpatica? Chi? Lei? Era simpatica. Luca, no, chi è? Erika. Chi era? Chi come, non l'ho mai vista, io non l'ho mai conosciuta. Non diciamo le persone del passato. A me no, io l'ho mai conosciuta. Non ti risulta? Guarda, Gatto Elio l'ha bannato quello che ha detto della 104. Ma ultimo... Thomas è turbato, pensa per te la testa tua, non pensa alla mia, che la mia ce penso io. Ognuno pensa alla sua, Ognuno pensa alla sua. La 104. Non mi dissocio. Bannato, ha detto uno. Gatto Elio bannato. Non mi dissocio. Quindi no, Gatto Elio l'ha bannato a quello. Perché lui, perché Gatto Elio ha il potere di bannare? Sì, perché è un moderatore. Ha fatto moderatore. Ante basta parlare del passato e nominare leggi improprie. Esatto. Sirano de Bergerac. No, non mi piace Sirano. Perché? Non mi interessa mai Sirano de Bergerac. A me non mi fa che Sirano. Non mi interessa mai Sirano de Bergerac. Allora, il padre di Michele è un compagno di scuola mia. È morto per tre salsicce che ha mangiato crude. Non ne ha mai mangiate sei. Sei tutto. Quindi noi siamo condannati all'uvidorio. Candidato l'uvidorio. Che qua. Però mi puzza le mani il salsiccia. Bisogna che me ne vada lavare. Sì. Me le devo andare lavare. In peste per il salsiccia. Te? Non profumavano all'inizio. Un pezzo, ne sa del zio Mario? De mammo, del mammo. Io perché ancora so de fogna. Senti, ne sa del zio e de Davide. Stimo te, invece di quello? Dei Reneo. Dei Reneo. Arneo. Arneo. Jonathan, in quale periodo storico avresti voluto vivere? Durante il periodo delle crociate. Medioevo. Il Medioevo. Il tempo della scoperta dell'America. Io invece avrei voluto vivere nel tempo di Gesù, quando era fisicamente qui sulla terra. Certo, nel 2000 nel tempo laggiù, in Palestina. Certo. Allora, Bratito, ti piacerebbe avere lo jet? Lo jet. Lo jet. No, lo yacht.
Ruggente, no, no, non mi a me non mi interessa niente. Yacht sarebbe lo coso, cos'è? Tipo yacht. E il Bernas, Jonathan, a te piace il McDonald's? No, però ti piacerebbe. Mi gusterebbe. Io e Jonathan siamo andati al primo McDonald's che era a Viale Ceccarini. A Riccione. Quanto era buono qui? Siamo già belli, 4.500 lire un menù del Big Mac. Non c'è più, 4.500 lire. Il corso costa 8,50 euro. E poi il piccolo cucino di cignito, quella volta era grosso cucino. Quindi quella volta c'è scappato pure il biglietto del treno per andare lassù. Certo, mi ricordo. Oh, ma 4,50 euro un menù, è poca roba, guarda, aumentarlo, 4.500 lire, come 2,50 euro al menù, è poca roba, Adesso 8,50 euro. Secondo aumentarlo, Irias, i panini del Mac sempre più piccoli e rincigniti. Il Vernaz, Viale Ceccarini è la via delle perdizioni. No. Sì, io una volta ho visto a Claudio Acolli in Viale Ceccarini. Sì, ma fissato, fissato prima che si convertisse. Prima della conversione? Mi ricorderò sempre, era 1997, mi pare. Quasi fine dei 90. Claudiona. C'avevo la regata. Quest'anno è il centenario della fondazione della perdizione. Sì, centenario del comune di Riccione. Buonasera signori, di che si parla? Del più del meno. Del più del meno, esatto. Più del più, più del meno, mi sa. Più del più, più ciao, del meno. Sei stato tante volte a Riccione allora, Matteo. Tantissime volte. Sì, io e Jonathan soprattutto. Tante volte insieme a me. Io e Jonathan tante volte. Quella volta io e Jonathan scappami di più, adesso Jonathan scappa di più loro che noi. Io con Luca magari, faccio parte. Noi dopo, io e Jonathan dopo del Covid non ci siamo visti quasi più. Siamo scappati poco insieme. Comunque te, Matteo, la perla dell'Adriatico tantissime volte a Riccione. Dov'è la perla dell'Adriatico? La Gioia Fondo? Riccione. Riccione. Non lo sapevo, la perla dell'Adriatico si chiamava. Andate mai alla terrazza del Passetto in Ancona, c'è un bellissimo panorama e ci si sente il profumo del mare. Sì, ci siamo andati, Matteo ci ha fatto pure un video. La follia ci ha fatto mettere una volta. Io e Jonathan. E Matteo insieme. Nel 96. Però Matteo insieme, ce la babbo ancora, Matteo, ti piace il tartufo? No, no, assolutamente. Il tartufo gelato, mi piace il gelato. Quella volta Matteo la funivia partiva da qua sul monumento ai caduti fino a giù del mare? Sì. Un po' che follia che ho fatto quella volta. Luke, ti piace il tartufo? Sì, subito sì, proprio subito. No, subito sì. Tartufo nero. Sì, secco. Allora, Nico, non si può dire queste cose, capito? Ci dissociamo dalla politica e dai duci. Non si può. Ci dissociamo dai duci. E il Vernaz, a Riccione è pieno di fidanzate o non fidabili. Non fidabili. Non fidabili. Lo so. A posto, è finita? Finita la birra? È finito tutto? A posto, ci siamo a fare tutto. Risate italiane, buonasera a Jeffson de Castelfidardo. Bratito, inizi a fare degli esperimenti sociali su YouTube? No. Nine. Perché cominci? No. Nine. Cos'è? Come quel film di Bud Spencer e Terence Hill, no? Che c'era con lui lì tedesco. Nine. Ti ricordi quello lì? Cos'è gli esperimenti sociali? Ma cosa ne so? Esperimenti sarà, è vero? Invece già cos'è questo telefilm Jefferson? Te lo ricordi Jefferson? Un telefilm sulla famiglia afroamericana, anni 80. Afroamericana? La famiglia afroamericana era Jefferson. Anni 80? Sì, il telefilm vecchio, l'altro lo vedevo io. Lo vedevi Jefferson? L'altro lo vedevo quando ero ragazzino. E quindi era comico come? Sì, tipo Robinson, specie. Quindi? È una famiglia, sempre una famiglia afroamericana. Ma cosa valeva? Faceva ridere? Era un telefilm comico. A comici? Quindi vuol dire che adesso noi siamo comici qui. Ah sì? Ma come fa Jefferson? Siamo spenti. Una sitcom si chiama, sitcom. Oggi siamo spenti. Una sitcom. Siamo accasciati. Siamo quasi recessi. Allora, ciabatte, Matteo, lo sai che mio cugino si è sposato un anno fa e ora forse la sua moglie... li fa le corna, cosa ne pensi di queste coppie d'oggi che se lassano tutto un continuo e scoprono la rotta di corna? Che pensi? C'hai una tua opinione perché... Sì, penso che chi è che si sposa senza amore vero ma si sposa solo per trombà, prima o poi trombene agli altri. Allora, su Twitch se può dire le bestemmie, tutto quello che è il diavolo. Però non puoi dire della politica e della discriminazione razziale, no? Esatto, della razziale, no? No?
e poi l'ombra politica, razziale e tutto quello che è una ruina di noi non lo potremmo dire. Però le bestemmie contro Dio sì. Penso poi le bestemmie ci invece. Sì, sì, è ammesso. E poi fai pure gli affari d'oro se bestemmi. Apposta di pre bestemmia rotta di collo per fai affari d'oro. Apposta bestemmia sempre. Allora, Bratito, Luca, gli esperimenti sociali, su tipo che prendi Verusca, gli dici di chiedere a 100 uomini se vogliono fare sesso, poi prendi un maschio e fai stessa cosa e vedi come reagiscono i due sessi. Così, tipo questi, insomma... Verna, se non mi sai quant'è abbronzato Luke? Si vede, così, eh? Sicuramente non lo fai si esperimenti. No, ma come ci pensi che fosse roba? Si esperimenti li lascia fare ad altri. Ma io c'ho una missione ben precisa da fare, non c'ho da fare se puttanate. È prefissato in mente. Jesse, più bestemmiare la Madonnina e più guadagnate sul canale Viola. A me non me ne frega, a me mi piace guadagnarmi l'anima, no a perdermela. No, a perderla, eh. Le bestemmie le fate voi, no, non ci rimanere mai. Ciabatte, io vorrei sapere come la mangi la pizza di solito? La pizza surgelata. Surgelata, la pizza ristorante. Guarda, risalite le nane. Jonathan, ti piacevano di più i Jefferson o i Robinson? Entrambi uguali, un po' i Robinson mi piacciono di più. Perché la cosa che tu seguivi tutti e due? Entrambi i seguicini, sì, entrambi i seguivo da ragazzino. Ma le puntate che sei tutte? No, tutte no, non tutte le puntate. Io i Robinson tutte. Tutti i Robinson? Sì, però con altri no, Jefferson un poco. I Robinson erano pure afroamericani? Sì, sì, sempre afroamericani. Sempre famiglia dei neri, Per Verna, oggi sono andato... Afroamericani, neri, famiglia tutti neri. Per Verna, oggi sono andato al solarium per assomigliare a Luke. Grazie, Verna. Io invece assomiglio a Carlo Conti quando fa le live per strada, de notte. De notte, perché adesso non si vede niente sul cellulare qui. De notte, live. Calimero. Sì, paro Calimero. Calimero fa le... Calimero. Sì, sì. Pulcino nero. Allora, Calimero, allora c'era uno che è venuto da... giù la fabbrica mia, c'era un mio ex collega di lavoro, mi sa che te l'ho raccontato, che era uno, un prigioniero carcerato. De guerra? No, carcerato proprio. Allora, chi è che stava alla prigione di Montaputo? Veniva a faticare la cima. Certo, sì. Perché li ripristinavano sti prigionieri, no? Sì, li riabilitavano. Li riabilitavano a fare una vita sociale, no? Alla cima. Allora l'ho scoperto io, perché il lavoro è pesante, allora dicevo lei, il lavoro pesante, sì. È duro, no? Dopo te li mettevi sotto la tua... Me li mettevi sotto di me, in modo che mi facevano gli scherzi, io soccombevo sempre di più. Sì. Allora questo mi tirava i sciugamante le gambe forte un bel po', mi buttava la mondezza ante l'armadietto, io aprivo tutta mondezza. Quindi tu eri bullizzato? Sì, sì, ero bullizzato all'inizio, dopo all'inizio però, quando io ero diventato un nonno lì, c'era il nonnismo, no? Il nonnismo. Sì, dopo te... Quando io ero vecchio, no, io non facevo niente di niente. Ah, però io quando ero vecchio nessuno mi rispettava tutti. Però questo mi dava le astigate in le gambe, l'isciugamante le gambe, mi buttava la mondezza in l'armadietto, io aprivo e mi cascava tutto addosso. Allora loro sai cosa diceva? Diceva, io sono Calimero! Son carino, son grande, c'ho un cazzo nero! Capito? Ce l'ha nero, Sempre quello mi diceva, sempre. Era tutto scuro di pelle, pareva Carlo Conti. Però era italiano, era abbronzato. Quanto mi faceva ridere quando diceva così. E poi a pensare che a mio padre invece ha piaciuto sempre il personaggio Calimero. Calimero, papà lo disegnava sempre, papà. Pulcino nero, grande pulcino. Adesso ha 80 anni non disegna più niente, si è stufato, poi andrà solo nella cassa da morto gonfio. Candidato da Vittorio? Sì. Beh, candidato. Allora, Santa Guidatore, ama te, ma dove siete? Se non conosci manco la casa di Jonathan, allora è grave. Non hai visto mai video su YouTube. È grave la faccenda, è grave. Allora, Xong, ciao Matteo e Cucini, ciao. Ciao Xong. Jesse, non mi sa che diavoli che c'erano nella fabbrica. Sì, sì. Bracci, dopo c'era uno che è venuto dalla prigione e tirava i perni da 30 così addosso della schiena. Dopo mi ha messo una fascetta che me l'ha stretta forte in il polso e mi si è gonfiato tutto il braccio. Sono andato da Mauro e il padrone me l'ha staccata con la tronchesi. Capito sta fascetta? Mamma mia. Dopo quello è diventato amico mio, Io ero l'unico amico suo, io dei prigionieri, ero l'unico amico dei prigionieri dei carcerati. Penso un po', l'unico amico che penso. Dopo c'era uno che si impasticcava, però mi dissocio, L'unico amico. Se buttava, il giovedì si impasticava, faticava, rotta di collo, dopo gli veniva un attimo la papagna. La papagna.
cascava ciò, tremava tutto e cascava ciò per terra. Quanto mi faceva ridere. No, mi diceva, ma te pia una pasticchetta che ti fa bene, pia una pasticchetta. Io ho detto, mai ho preso nessuna pasticca. No, bravo, mai le prese. Matteo, ti ricordi Calimero al carosello? No, non mi ricordo. Ti ricordi invece quello che ti dava i cazzotti in della bocca? Quello che mi dava i cazzotti in della bocca, Claudio Pellegrini del Castello, che dopo si è convertito quando è morto il padre. Il cattolicesimo. E non lo so, dopo è andato a Maggiore, l'ho incontrato là, mi ha abbracciato. Però all'inizio ti dava i cazzotti in della bocca. Sì, poi. Sì, più la rincorsa mi dava certi cazzotti, buccato forte proprio dei denti. Mamma mia. Una volta io ero piccolo, andavo a catechismo. Questo mi si metteva riunito con gli amici sui napoletani, mi si riuniva tutti intorno e piava la rincorsa, mi dava i cazzotti intra la bocca, ante i denti. Questo durante il catechismo. Ma ha storto tutti i denti. Allora io andavo a casa tutto insanguinato. Sì. E allora una volta gliel'ho detto a mio padre cosa ha fatto? È andato su, l'ha andato a trovare a casa, a lui e ai genitori, e a lui l'ha preso per le orecchie e l'ha alzato su, gli ha detto, adesso faccio vedere Roma. L'alzato su, quello dopo gli implorava da tirarlo ciò perché faceva male dalle orecchie. Il babbo mi ha difeso quella volta. Sì. Capito? Però dopo si è convertito, ma una volta che io gli ho seppellito il padre, buonanima, perché io stavo al cimitero dai zombie, gli ho seppellito il padre, lui si è convertito dalla morte del padre, mi ha chiesto scusa. Dopo l'incontrato. Dopo 30 anni mi ha chiesto scusa. Dopo l'incontrato a Međugorje. Sì, però 30 anni ci ha voluto per chiedermi scusa. Meglio tardi che male. Sì, sì, è emblema. Lo avevi raccontato a Zito che ti dava i cazzotti in te la bocca? Così lo prendeva a sprangate, però mi dissocio. Non l'ho raccontato a Zio. No, perché già l'aveva difeso il padre, non c'era bisogno che ci pensava a Zio. Ci ha pensato babbo, ci ha pensato babbeto. Ci pensa babbeto, invece c'è bisogno che ci pensava a Zio. Perché quella volta, no, quando negli anni 80 Peppa mi ha dato un cazzotto, un tempo. No, Peppa zia però. Peppa la lucina di casa. Ah, Peppa. No, Peppa. No, Peppa. Peppa, no, Peppa. No, perché Peppa una volta era Peppa. Una volta si chiamava. Non so, non mi ricordavo più. Praticamente Peppa, c'era una vicina di casa mia, Peppa, che dava i pasti a Franco Merda. Mangiava 8 pasti al giorno. Allora Peppa gli dava la magna. 8 pasti al giorno, ci voleva qualcuno che cosa? Che sì, dava la magna. Perché dopo la moglie invece. La moglie, cosa lì? Come si chiama la moglie? Ornella Nutella. Che col muccolo lo spalma sul padre, c'aveva da fare con Augusto, Nutella, no? Alla clinica. Allora c'era Peppa che faceva i pasti a Franco la pagava. Allora Peppa, una volta io ho passato con la bicicletta e passavo sempre davanti a casa, no? Nelle cortile. È scappata fuori, mi ha dato un cazzotto, mi ha buttato per terra dalla bicicletta. Babbo quanto sei incazzato, l'ha buttato giù per poco, io non lo so, guarda, lì si è chiusa a chiave dentro casa. Se io chiamavo zio, quella era. Ma era il cimitero. Io penso che era il cimitero. La morta c'è. Se chiamavo al mammo era il cimitero, Peppa. È pensato zito. Come? Fate qualche gioco insieme? Niente. Gatto Elio, raccontaci dei dubbi. Flora la ladra. Racconta. Al Gatto Elio oggi ho inviato tramite WhatsApp la ladra. Insalata. Ho ripreso la ladra, no? Flora, 94 anni c'ha. Anna mi sembra. Invece magari la gufa madre è subito. Gatto Elio, io non lo. Gatto Elio, la gufa madre era quella di fronte casa mia. Vicino alla casa? Sopra Mirellina, la patossa. Dentro la casa vecchia? Sì, sì, la casa vecchia? Sopra la patossa. Dopo di sotto c'era la pistellina. La pistellina? Praticamente nello stesso palazzo c'era la pistellina, la patossa e la buffa madre. La buffa madre. E il buffo padre. Pure. E c'era il buffo padre. Tre piani il palazzo. Com'è? Sì, sì, quattro piani. Aspetta, al piano terra c'era. Il piano terra c'era Capulli, la pistellina. Il secondo era la buffa madre. E al terzo la patossa. No, la patossa al secondo. La terzo è la buffa madre. E il quarto chi c'era? Il quarto era il tetto, il soffitto. Soffitto, fatto. Praticamente la Mirellina, la patossa, si spugliava sempre nuda e si faceva vedere sempre nuda, no? Com'era da giovane? Faceva schifo da ragazza? No, da giovane non era male. Non era male, era un macello. Adesso c'ha 80 anni. Sì, c'ha 80 anni. Sì. Allora, la pistellina stava di sotto, la guffa madre, la guffa madre e il guffo padre, la guffa. Il guffo padre ha preso un colpo secco.
e la guffa madre stava sempre a guffare, mandava i sbocchi di sangue a tutti, soprattutto a mia madre. A forza da mandare i colpi a tutti, gli ha cominciato a morire il primo figlio, il secondo figlio di incidente, il terzo figlio si è malato, il quarto è morto di incidente, tutti morti. Il marito? E il marito gli ha preso un colpo secco. A forza da mandare i sbocchi di sangue, è riata la famiglia sua. E si è capportato tutto addosso, soprattutto l'universo che risponde. Se li torti contro? Sì. E lei è andata all'ospizio, indovina un po' chi è che la aiutava? Mamma. Zia Priscilla, eh. Mamma era l'unica che sosteneva la guffa madre, dopo che gli ha mandato un sacco di sbocchi di sangue a mamma. Sono colpi. Mamma era l'unica che Che non è morta. Fino a che non è morta, è l'unica che ci parlava. Tutti gli altri non ci avevano stima della guffa madre, perché sapeva che era una donna cattiva. Sì, sì. Capito? Era rimasta da sola. E il marito un colpo secco. I figli tutti morti. Come il professore Puretto di tecnica, Mascarini, che è morti tutti i figli, la moglie, tutti. Dopo è morto. Tutta la famiglia. Professore di tecnica. Mascarini, Puretto. Quello che mi diceva, te farai solo lo spazzino da grande. Io ho detto, magari. A me non è stato comune. Magari è ristipendiato. Te pensa come se risvolta nelle cose, esatto. E il marito gli ha preso un colpo secco al guffo padre. Un infarto. Un colpo, un collasso. Ma chi era quella che ne sapeva de stoccafisso? La patossa? Il mammo diceva che ne sapeva de stoccafisso. Sono nel cammollo. Il mammo ha detto che una bottarella gliel'ha data. Sono nel cammollo magari. Sì, nel cammollo. Sì. Il mammo ha dato una bottarella alla mamma, la patossa, sì. Ma negli anni no, quando stava lo negli anni 80. Ah, negli anni 80. Tanti fa, Jesse, non mi sai quanti se zombene Matteo. Le zombene. Emblema, ma chi era quella che ne sapeva di stoccafisso? Tu, Matteo, gli spazi guadagnano bene? Spazzini? Gli spazi guadagnano, lo so, 1.600, 1.800. Un bello stipendietto, eh. Gatto Elio, ricordiamo anche il caro professore Bugari. All right, Quello del professore d'inglese. All right! Il prof d'inglese. Dopo il Vernaz, la patossa si prendeva cura degli alberi della vita. Sì. Meteora, il mammo domina anche da defunto, è leggendario. È una leggenda il mammo. Il mammo andava da Marisa, la variante. Da Marisella. Allora, Gattuelli vuole sapere una roba che non è vera quella che ha scritto, eh. La patossa era la moglie di Franco Escremente. No, era la vicina di casa. Vicina, eh. Allora, la patossa non era moglie di Franco Ghirardelli. La moglie di Franco Ghirardelli era Ornella Nutella. Ornella Ghirardelli abita da sola, ha 87 anni. 88. La patossa non era sposata, no, evidentemente andava con no, la patossa ha avuto un marito, ha fatto pure un figlio. Sarà che l'è sposata? Ha fatto pure un figlio, eh. La patossa ha un figlio. Solo che l'hanno dato, gliel'hanno elevato gli assistenti sociali, perché non lo poteva tenere con lo sfascio di casa. Ma c'era pure un marito la patossa? Certo, dopo c'è andato un camion a buttare via tutta la rubaccia. Gattuello, una patossa, no? Un figlio già. Sì. Io non lo sapevo, eh. Se non solo uno, anche due, mi sa. Due figli addirittura. Due figli la patossa. Sì, la patossa. Franco Escrementi, uno. Franco merda? Franco merda c'aveva un figlio. Sì. Franco merda! Franco c'aveva Augusto mi sputava sempre. Ancora campa, il figlio di Franco. Augusto con i piedi storti camminava, correva e poi sbatteva le mani e sputava addosso. Dopo mi dava le botte dietro la schiena. L'ultima volta, quando zia Mimmi era là a abitare nel tempo, ho visto Augusto, mi ha dato 3-4 bastonate dietro la schiena. Quelle forti, eh? Sì. Dopo 40 anni che non lo vedevo più, eh. Anni. Ai tempi dell'operazione del ginocchio, no? Lei ultimamente. L'hanno superata? Quando sono operata del ginocchio? La prima operazione che ho fatto. La prima ginocchio. Ma lei non ti faceva quel tratto. Augusto, il figlio di Franco. Il figlio di Ornella Nutella. Mamma mia. E tuttora Ornella guida la macchina, 88 anni, porta la macchina, è più bassa del sedile, non si vede, la testa si vede sotto al sedile. È diventata un buffo. Sì. La buffetta. Ornella, ancora porta la macchina, pensa. Ancora porta la macchina, c'ha tutti i sciugamani. Ancora per la macchina. L'arzilla. È arzilla. Ho messo la citofono, come diceva, chi è Ornella? La citofono.
Allora sono al citofono di casa mia. Adesso non sono più ormai, no? Ma dopo usate piscio puretta, quando pensava. Quando venivi qui ne sapevate piscio. Anche Marisa. Marisella, mamma mia, con l'alito. Lui dice se stava vicino. Anche Hilda mi prestava. De Stoccafisso. Mi sono preso con la figura sera, Marisa, il film. Grazie del film, bello però. Stava prima a casa, qui era sempre Marisa. Piena sta casa, oh, una miseria. Dopo quando mette a fuoco. Quando mette a fuoco Marisa. Guarda la televisione, Lucia. L'ha messo a fuoco. Marisa, che ora? Senti, passare le 7:30? Sempre, sì, sì. È le 7:30, passare le 8? Marisa. Che Marisella, eh? Dopo quella volta, Ucio, me la tocchi! Pizzi, no, me la gratti! No, ho detto io subito! No! Quando ero piccolo quella volta. Dopo quella volta, Pizzimaglio? Io mi ricordo, io c'ero, paura. Ha detto, Ucio, me pizzica, me la gratti! No, ho detto io! No, però una volta dietro il portò hai detto che ne sapeva di Stoccafisso. Puzzava un po', Sì. Dopo si Mario, ti piace Marisa? No! Dopo, non la guarda Marisa, mi mette paura. Mario, sempre. Dopo invece il zio Doc, zio bestemmia, ha detto quando te fa la donna delle pulizie che si mette a pecorina, dai il del culo! Altro giovane! Mamma mia! Se poi ti fa letto, eh! Sì, sì, te l'ho detto, tutte le robe sataniche se puoi dire, le robe di Gesù niente. Sì, perché tanto i social network è dell'occulto. Sì, sì. L'occulto sovrano dell'universo. No, è finito, ma è finito, nessuno commenta. Allora terminiamo qui la live. Finiamo qui, Arriviamo a due, dai. Sì, sì. Arriviamo a due ore. Noi le 14:15, sì, sì. Comunque 17 euro non l'ho ripresi, Niente, purtroppo, Non l'ho ripresa. Purtroppo nessuno sostiene niente da fare. Porca dinci. Invece la mia investimento è stato vano. Sì, mi dispiace. No, perché te dicevi che invece con gli assaggi, perché tutte le volte con gli assaggi va bene la live, invece stavolta è andata molto male. Tutti in vacanza. È andato tutto in perdita. Allora Gatto Elio, ma la professore Prappatossa era la moglie. Ah, sempre quello, Pensa qua, tutto fermo. È tutto fermo apposta. Fermo, ma tutti fermo ormai. Allora non c'è più nessuno che commenta. Allora noi stiamo qui, chiudiamo e finiamo. La finimo, finito. Terminiamo qui, fine. Prende. La patossa, la patossetta. Invece forse Maria De Pistellì, puretta, me voleva bene. La pistellina. Me voleva bene. A pensare che la madre di Capullo. Sì, a pensare che col povero Paolo, invece quando mi ha visto l'ultima volta, ha detto tu figlio diventa sempre più grande, te sempre più vecchio e brutto. Molto vecchio, E poi con tanta cattiveria, disprezzo. Chissà cosa io avrò combinato. Non l'ho fatto mai, Proprio da l'avrà fatto diventare cucicoso lì. Andreso? No. Ah, chi? Lui. Certo. Amici, Sallape, amiconi. Tutti amici. Allora non arriva più i commenti. Gatto Elio, come mai non arriva più i commenti? Io. Si bloccano i commenti? Si è bloccato tutto, mi pare. Si è impantanati. Allora te mi vado a lavare le mani un attimo. Che già un attimo. Vai. In pesta. Pesta di salsiccia. Salsiccia via sta roba. Il maiale morto. Il maiale porco morto. Suino morto. Questo è il sugo per zio Leandro. Zio Doc. Il sugo per Doc. Ma sono messi finiti. Guarda, l'ultimo qual era? Oh. La potassa nella moglie di Franco Escrementi. Escrementi è il cognome. Merda si chiamava di cognome, no? Escrementi. Mamma come anche nelle funte, leggendario. Merda. Franco Escrementi. Franco Escrementi. Franco merda per il nome. E non c'è Franco senza merda. Perché? Franco è una merda. Comunque si è bloccato tutto, è finito. È finito i commenti. Si è bloccato tutto, sì. Non è possibile che non c'è più i commenti. Blatta, i fago soltanto per agli a casa. Oppure non commenta più nessuno per davvero. Ma se i commenti finiti. Ma mi pare strano che non commenta più. Si è bloccato tutto. Tutto fermo, Allora dobbiamo terminare. Ma si è bloccato tutto, ma che? Non lo so, non commenta più nessuno, è impossibile. 94 persone, è impossibile che non commenta nessuno. Infatti, tutte queste persone, Guarda, si è bloccato, c'è qualcosa. Cazzo, è strano, Sì, è strano,
Ma che sono locale, mannaggia. Non lo so. Sei impallato. Mi dispiace che... Gatto. Che Gatto Elio, si è bloccato tutto, hai commentato dopo, niente. Quanto sono bloccato? No, si è bloccato tutto. Ma dispiace, Gatto Elio è il moderatore. Mi dispiace che ho investito per niente. Mannaggia, se sapevo non facevi niente da assaggi. Giusto. È andata male? Andata male stavolta. Sì, è andata male. Mannaggia, È andata a buca. Non sempre può andare. Quando lo scontrone, ti scontrone. Pagamento Visa chip. Niente, dai, arriviamo tra due minuti, chiudiamo tutto, perché è tutto bloccato oramai. Sì. Bisogna chiudere alle 10.20, Invece andiamo a casa. Via ragazzi, Andiamo un po' con la televisione, parliamo del mail. Sì. Allora, ma cazzo ne vengo nazzo. Andiamo a c'è adesso. Ultimo single, non ho stress, la canzone nuova. Non è possibile che fatti commenti bloccati, bloccati, quindi tocca il mammo domina anche da defunto, è leggendario. Il mammo. Anche la morte domina. Sì, c'è ragione, perché è ora di Sid. Apposta? Comunque è impossibile farti veramente bloccare così. No, è impossibile, si è bloccato tutto proprio per la linea di merda. Strano, eh? Ma è la linea wifi. È la linea di merda. La linea escrementi. Sì. È la linea, si è bloccata. Mannaggia, Oppure il cellulare che è andato. Guarda, il cellulare è andato in 3G, vedi? È il cellulare che non sempre è all'inizio della 3G, allora ci sta, allora il vetro c'è di fora? Infatti è impossibile che non era contato, no? È un po' strano, è bloccato. Allora non li faremo più gli assaggi, perché nessuno sostiene. Non si fa più nulla, eh? Allora, finiamo. Non si fa più nulla. Questo è l'ultimo in assoluto format degli assaggi. Questo è l'ultimo, Se non ci sono sponsor. Quindi, fine. Non posso sponsorizzare io più. Finisce qui. No, perché no. Quindi la faccenda finisce qui. Fine. Non è più fattibile. Non è più fattibile. Non è più sostenibile, adesso finiamo lì. Qui è finito, lì è finito. Fine! Tend! Finiamo pure la tanto inutile continuare. Certo, cosa vuole? Non finiamo, penso che stiamo qui, Basta. Terminiamo, non c'è basta. Niente da dire, nemmeno là. Terminiamo a ricordo della patossina, però ancora vive la patossina. Sì. All'ospizio. Sta all'ospizio. Sta all'ospizio. All'ospizio, puretta. È in cronici. E dopo invece la pistellina è defunta, eterno riposo. Suona la pistellina o signore. No, Maria si chiamava. Ah, però Maria. Però il cognome è... Pistellini. Allora, donna a Maria Pistellini, o signore, splende lei la luce perpetua, riposito, pace, amen. Ammene. Riposi, pace, amen. Zia eterno riposo, con la zia Mimmi, signore, splenda lei la luce perpetua, riposi, pace, amen. Aziolino, eterno riposo, con Aziolino, signore, splenda lui la luce perpetua, riposi, pace, amen. Aziolino pure. Allora, riprendiamo. Poi Augusto e Ornella. Riprendiamo zia Mimmi, eccola qui. Zia Pappa, sì. Guarda un po' Aziolino. Gira e taccio. E poi il cilindro, la nave cilindrica che stava a aspirare le scie chimiche, l'astronave madre. E poi ci salutiamo noi. Nonno Bibbo. Testa d'uovo, eccolo qui. È a posto. Finito. La pista d'atterraggio, eccoci qua. A chi è che ha piaciuto il video può sostenere questo video su il grazie, può mettere il grazie in automatico sostenendo il canale. Perché su YouTube c'è un sistema nuovo che tu doni qualcosa mettendo un grazie. Un commento. Se va piaciuto, bene, se no non lo famo più sul format. Fine! Fine! Ciao Luca Innocentini. Saludos a todos. Andate Luca, che faccia? Saludos a todos! Ciao! Ciao!